Buongiorno a tutti e benvenuti. Prego subito il professor Luca Lupari Donati di prendere la parola. Grazie Luca. Grazie a te Guido, solo una piccola introduzione per commentare la giornata di ieri e ringraziare tutti quelli, soprattutto non solo i tecnici ma la cittadinanza che già ieri ha partecipato numerosa al nostro festival. E, e ieri abbiamo avuto un po' la conferma che l'idea di aprire il mondo della giustizia penale ai non tecnici eh, può portare i suoi frutti. Ieri, tanto per riassumere, per chi non era presente, ci sono stati momenti molto importanti, sia in chiave anche tecnica, sulla prova scientifica, col, eh, col comandante Lago dei Ris, col direttore della banca dati del DNA. Abbiamo avuto dei momenti toccanti dal punto di vista umano, che è quello che anche volevamo. Al centro avevamo messo l'uomo, come in parte metteremo anche oggi. Toccanti con vittime di errore giudiziario, quali sono stati Massaro, quale è stato Peter Pringle, che ieri ha. Diciamo, ha raccontato la sua storia di tutti gli anni passati nel braccio della morte. Ci sono stati momenti veramente eh, interessanti grazie ai nostri amici e colleghi americani, in particolare Seth Miller, eh, Margozey, eh, insomma. Dei come abbiamo già detto ieri, insomma delle vere e proprie star negli Stati Uniti d'America per quel che riguarda la lotta all'errore giudiziario. Dunque è una prima giornata che reputo, eh, guido, eh, straordinaria nei contenuti e che ci porta alla giornata di oggi che vorrei solo brevemente eh, presentare. Eh, perché oggi abbiamo questa sessione, poi eh, l'avvocato Sola ve la descriverà sul processo mediatico e quindi su diciamo la dicotomia che spesso. Eh, si, si, si avvera nel nostro sistema e non solo nel nostro sistema, cioè la separazione tra la decisione giudiziale e la decisione invece dei media o dei social. Ma su questo non mi soffermerò. Eh, oggi però avremo dei momenti altrettanto importanti come un focus sulla pena di morte e eh, sulle modifiche profonde anche in relazione alla tematica dell'errore giudiziario che si stanno avendo negli Stati Uniti d'America avremo la conversazione con l'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando e due importantissime presentazioni di libri, Blind Injustice appunto di Mark Gozzi e anche un, un libro sulla, eh, sulla privacy e sulla data protection, sempre nell'ottica però che guida il nostro il nostro festival. Dunque questo fil rouge dell'errore giudiziario credo che abbia funzionato fino a oggi per aprire gli occhi, e le menti a tante sfaccettature della giustizia penale eh, con, partendo per appunto da quello che è il fallimento della giustizia penale stessa che diventa però una chiave di lettura per vedere dove il nostro sistema può ancora migliorare e quali rimedi Ancora poter apprestare eh, nell'ambito del processo penale italiano e non solo. Quindi auguro a tutti una eh, giornata proficua di lavori per questo nostro Festival e cedo la parola a Guido per la presentazione della sessione odierna. Grazie Luca. Organizzare questa prima edizione del Festival della Giustizia Penale per noi ha significato accettare una sfida, quella di dialogare di temi estremamente complessi e di materie estremamente complesse dal punto di vista tecnico con i cittadini e quindi anche e soprattutto con coloro che non hanno alle spalle percorsi di studi giuridici. Una sfida che abbiamo raccolto volentieri e in certa misura credo con coraggio, perché abbiamo voluto partire dal presupposto che poi ha marcato il sottotitolo di questo Festival della giustizia penale. Ragionando di errore giudiziario abbiamo voluto partire dal presupposto che l'uomo è fallibile. Ed in quanto tale incline all'errore e che pertanto l'errore, come si diceva ieri mattina, è in natura. E se l'errore è in natura, voi comprenderete che è in natura altresì l'errore giudiziario, che è sempre possibile. E questa è la ragione per cui ieri abbiamo parlato anche e soprattutto di garanzie, di garanzie processuali intese esse alla stregua di quegli strumenti che la Costituzione e il codice di procedura penale apprestano a tutela delle libertà costituzionalmente previste, proprie di ognuno di noi e dunque proprie di ogni cittadino. Ieri ci siamo detti ed è un dato che può non essere immediatamente comprensibile ma sul quale io credo se vogliamo davvero ragionare seriamente di mass mediaticità del processo penale dobbiamo accendere i riflettori della riflessione che la verità assoluta non esiste. La verità assoluta non esiste nemmeno dal punto di vista scientifico perché è arcinoto che oggi come oggi anche la scienza sia perfettamente consapevole del fatto che la verità assoluta non esiste. Ieri ci siamo detti che la verità è per sua natura approssimativa. Non di meno però, da che esiste il mondo, credo si possa dire, il processo penale è sempre stato visto alla stregua di uno strumento atto a ricostruire la verità. È quanto ci ricordava già nel 1992 la stessa Corte Costituzionale, che non aveva remore a dirci che fine ineludibile del processo penale resta quello della ricerca della verità. Se questo è il punto di partenza di questo nostro complesso ragionamento di questa mattina, allora io credo che se davvero vogliamo ragionare in modo serio di mass mediaticità del processo penale, noi dobbiamo chiederci cosa significhi conoscere. Perché così impostata la questione, il processo penale diventa uno strumento per conoscere. Quanti tipi di conoscenza esistono però? Certamente c'è una conoscenza profana, che è la conoscenza extraprocessuale, è quella che marca la percezione che i cittadini hanno di una singola vicenda processuale. Altrettanto certamente c'è la conoscenza giudiziaria, che per converso è quella processuale è quella che marca gli snodi attraverso i quali il giudice nel processo penale addiviene a ricostruire la vicenda processuale. Ma accanto a queste due prime forme di conoscenza, conoscenza profana da un lato e conoscenza giudiziaria dall'altro lato, vi è una terza forma di conoscenza, che è appunto la conoscenza mediatica. E la conoscenza mediatica, questo è il punto a nostro avviso, è quella forma di conoscenza che aggrava lo scollamento che tradizionalmente esiste tra la conoscenza profana e la conoscenza giudiziaria. È quella forma di conoscenza che contribuisce ulteriormente a deformare la realtà processuale. Per una semplice ragione sulla quale non dobbiamo avere paura di accendere i riflettori della riflessione, che il processo penale è uno strumento a caratura altamente tecnica. Il processo penale vive di complicati ragionamenti logici il processo penale vive di complicati ragionamenti probatori, con la conseguenza che è assolutamente normale, io dico, che un non giurista possa faticare ad entrare in quelli che sono i meccanismi propri del processo penale. Io sono un avvocato penalista e certamente faticherei a ragionare in senso stretto e dal punto di vista tecnico con un medico se ragionassimo di medicina o con un astrofisico se ragionassimo di astrofisica o con un commercialista se ragionassimo di scienze aziendalistiche. Quindi io credo che se davvero vogliamo ragionare questa mattina in modo serio di mass mediaticità del processo penale Dobbiamo accettare questo primo presupposto del ragionamento e cioè che il processo penale spesso e volentieri non si lascia leggere nella sua complessità da parte di chi non sia un giurista e quindi non padroneggi fino in fondo gli strumenti tecnico-giuridici che esso implica. Ma c'è un problema che distingue il mondo del processo penale dal mondo della medicina, dell'astrofisica o delle scienze aziendalistiche che ho citato a modo esempio. Il processo penale è affascinante, è un fatto, il processo penale è affascinante, soprattutto quando ha ad oggetto, diciamolo chiaramente perché è così, Fatti di cronaca nera. Le persone si appassionano alle vicende processuali. È sempre stato così e sarà sempre così. Giustamente, meglio comprensibilmente le seguono. Probabilmente però non ci rendiamo fino in fondo conto del fatto che la conoscenza che abbiamo definito profana è una conoscenza che opera a livello istintuale. Perché se non padroneggiamo fino in fondo gli strumenti tecnici che sono propri del processo penale, allora è evidente che i fatti oggetto del processo penale vengono filtrati in chiave istintuale, vengono sentiti sulla pelle. Questo cagiona una serie di problemi importanti che da un lato avrebbero riguardo al funzionamento della nostra memoria. Penso ad esempio al problema della memoria nell'ottica di quelle che sono le testimonianze che nel processo penale contribuiscono a ricostruire i fatti processuali. Ma è tema sul quale non intendo certamente tediarvi questa mattina, se riterranno lo faranno meglio di me i nostri relatori. Dall'altro lato c'è il problema, e su questo vorrei che una riflessione con noi questa mattina voi la faceste, della cosiddetta correlazione illusoria. La scienza dimostra che noi tendiamo a notare associazioni in accordo con le credenze già formatesi e che per converso tendiamo a non notare associazioni che si pongano in contrasto con le anzidette credenze. Se io mi convinco, perché ho letto i giornali o ho ascoltato i telegiornali, che Tizio sia colpevole, ogni volta che verrà portata alla ribalta quella specifica vicenda processuale, la mia mente perché così noi funzioniamo, lo attesta, ripeto, la scienza, tenderà a notare le associazioni che mi permettono di arrivare alle conclusioni che ho già tratto nella mia testa. Vogliamo dirlo in termini banali? Viviamo di pregiudizi. Capite però che tutto questo può davvero generare seri danni. Il processo mass-mediatico, a prescindere dall'esito del singolo processo, che può essere di condanna o di assoluzione, non è questo il punto, genera per sua stessa natura seri danni. Perché per ricostruire i fatti del passato, questo il processo penale fa: il processo penale ricostruisce fatti del passato. Il codice di procedura penale prevede specifiche regole probatorie. Il giudice non può decidere della colpevolezza di un imputato se la confessione è stata estorta con violenza o minaccia, perché quella confessione sarà inutilizzabile. Il processo mass mediatico non vive di queste stesse regole probatorie. Il processo mass mediatico non ha nemmeno bisogno di queste stesse regole probatorie, perché si può permettere per sua stessa natura di ricostruire i fatti processuali in modo libero può addirittura permettersi, se ci pensate, di colmare un eventuale vuoto conoscitivo con la fantasia. Devo scrivere una storia, devo scrivere una storia avvincente, perché il processo penale è avvincente e il pubblico giustamente ama le storie avvincenti. Noi tutti amiamo le storie avvincenti. Conosco l'elemento A, conosco l'elemento C. Non sono sicuro sull'elemento B, ma è il processo mass-mediatico, non ho necessità di esserne sicuro. Posso forzare la ricostruzione del dato fattuale ed introdurre un elemento B che più mi piace o rappresentare l'elemento B nel modo che più mi piace. Da avvocato penalista vi dico che spessissimo accade che un processo nell'ambito del quale mi trovo a patrocinare come professionista, ricostruito sui giornali o sulle televisioni, non sia quello stesso processo. Le carte processuali dicono in parte altro rispetto a quello che io leggo sui giornali o sulle televisioni. È normale, è fisiologico, ma è qualcosa sul quale prima di esprimere pregiudizi io credo che ognuno di noi dovrebbe riflettersi. Perché il problema del processo penale mass-mediatico non nascondiamoci dietro un dito. È la vera sfida che, come vi ho detto in apertura, volevamo raccogliere organizzando questa prima edizione del Festival della Giustizia Penale. È che sovente il processo penale mass-mediatico offre all'opinione pubblica un mostro addirittura prima che si apra a carico di quella persona il suo processo penale. Il processo penale si apre in un contesto in cui l'opinione pubblica è già convinta della colpevolezza di una persona che ancora deve comparire davanti al proprio giudice e ancora in quella sede deve svolgere le proprie difese. Perché questo è il processo penale. Non abbiamo bisogno di ricorrere ha grandi arcani per spiegare che cos'è il processo penale. Si dice che il processo penale vive di uno schema triadico. Certo che vive di uno schema triadico. C'è un giudice chiamato a decidere, c'è un pubblico ministero chiamato a rappresentare lo Stato e quindi l'accusa e c'è un avvocato difensore chiamato a rappresentare il proprio assistito e quindi la difesa. Certamente quel giudice dovrà decidere della colpevolezza o dell'innocenza di quell'imputato. Ma attenzione signori, quel giudice ciò dovrà fare all'esito di un processo penale nell'ambito delle quali sia possibile per entrambe le campane suonare. Parli l'accusa, parli la difesa. Solo dopo il giudice si ritirerà in Camera di Consiglio e deciderà, avendo ascoltato l'accusa ed avendo ascoltato la difesa, se quell'imputato è davvero colpevole. Questo non accade nell'ambito del processo mass-mediatico, perché se ci fate mente locale, per tutta una serie di ragioni che sono anche di carattere di opportunità, il 90% delle notizie di cronaca nera che noi leggiamo sui giornali o sulle televisioni hanno ad oggetto la fase delle indagini preliminari, che è una fase segreta, nell'ambito della quale, come si suol dire, l'avvocato difensore non tocca palla. Ciò significa che il 90% delle notizie che noi leggiamo sui giornali o sulle televisioni fa suonare solo la campana dell'accusa. Promana dal circuito inquirente, promana dal pubblico ministero, promana dalla polizia giudiziaria. Questo è ciò che crea il pregiudizio. In questo Paese spesso si arriva al punto in cui il processo penale si apre e prima che l'imputato possa dire beo, la collettività si è già convinta su quelle basi della sua colpevolezza. Lasciate pure che all'esito del processo penale celebrato nel contraddittorio di due parti che rappresentano una tesi e un'antitesi al giudice, quel giudice assolva quell'imputato, ma sfido chiunque di voi a negare che nella stragrande maggioranza dei casi, benché assolto, nell'ottica della collettività quell'imputato resti un mostro. Perché così noi funzioniamo e come vi dicevo è scientificamente provato che così sia. Se si radica in noi un pregiudizio... Noi non saremo più in grado di intervenire in chiave ortopedica sui nostri convincimenti. Se per noi quella persona era un mostro perché ci è stata presentata come un mostro, quella persona un mostro resterà, a prescindere dalla sentenza di assoluzione. Però, e questa è la parte sulla quale credo si debba accendere altresì i riflettori della riflessione questa mattina, c'è un problema, che quella persona, protagonista di una vicenda processuale che ci affascina, è una persona vera. Sul giornale noi leggiamo l'imputato, ma nel passare dalla carta stampata alla vita reale, quella persona è una persona vera, è una persona fatta di carne e sangue come lo siamo noi, è un marito vero, è una moglie vera, è un padre vero, è una madre vera, è un professionista vero, è una persona vera che vive una vita vera, sbattuta in prima pagina sui giornali e sulle televisioni senza che, ripeto, sovente gli sia nemmeno stata data la possibilità di dire Beo. Allora, io credo che sia doveroso rubarvi un altro minuto prima di concludere, affinché possiamo tutti capire l'assoluta serietà per ognuno di noi, per tutti noi cittadini, dei temi in trattazione nell'ambito di questo Festival della Giustizia Penale. Questo è un Paese. Lo dicevo ieri pomeriggio, i dati non sono aggiornati ad oggi, sono aggiornati a dicembre 2017, ma non importa perché il concetto passa chiaramente. Nell'ambito del quale, nell'anno 2017, la magistratura ha accolto 1.013 domande di riparazione per ingiusta detenzione. Le statistiche ministeriali ci dicono che se... Sono state accolte 1.013 domande di riparazione per ingiusta detenzione, probabilmente ne sono state presentate 2.026, perché se non erro statisticamente ne vengono accolte circa il 50%. Lo Stato ha pagato nel solo anno 2017 34.319.865 euro di indennizi. Ma vi è molto di più. Perché se noi estendiamo questo perimetro agli ultimi 25 anni risulta che le domande di riparazione per ingiusta detenzione accolte in questo Paese sono state ben 26.550. Che vuol dire che in 25 anni ne sono state presentate oltre 52.000. Che vuol dire che negli ultimi 25 anni... In questo Paese sono andate in mille pezzi oltre 52.000 vite di persone che hanno perso la propria libertà personale, che spesso si sono trovate sbattute in prima pagina sui giornali e sulle televisioni e dalle quali all'esito del proprio processo penale lo Stato ha detto ci scusi, abbiamo sbagliato. Allora mi avvio a concludere. Se vogliamo davvero che questa tavola rotonda abbia un senso e vada oltre gli steccati della classica, e consentitemi, trita e ritrita, tavola rotonda dove si parla di mass mediaticità del processo, noi questa mattina dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo. E partire dal presupposto, sforzarci di partire dal presupposto, perché capisco che non è facile, che il processo mass-mediatico è qualcosa che disintegra la dignità di persone vere. Sono persone come noi, quelle che trovate sbattute in prima pagina sui giornali e sulle televisioni. Perché se non capiamo questo, signori, noi possiamo scrivere mille e mille norme, intervistare mille e mille giuristi, convocare mille e mille commissioni ministeriali, ma se noi non capiamo che è qualcosa, la mass mediaticità del processo penale, che disintegra la dignità delle persone, se noi non capiamo che la mass mediaticità del processo penale non è un problema giuridico, è un problema culturale, questo sarà sempre un Paese incapace di ragionare in modo sereno, equilibrato e garantistico. E parlo di garantismo perché vi ricordo che il presupposto del ragionamento di tutto questo festival della giustizia penale è sempre uno, banale quanto drammatico, siamo fallibili. Ed in quanto tali inclini all'errore, possiamo sbagliare, ma nel mondo del processo penale, se sbagliamo, frantumiamo la vita di una persona vera. Ecco perché noi abbiamo ritenuto che fosse doveroso, eh, quali professori universitari e quali avvocati, aprire gli steccati delle nostre spesso autoreferenziali, Luca diciamocelo, riflessioni in materia a tutti i cittadini, perché ritenevamo e riteniamo che fosse assolutamente impossibile, data l'assoluta serietà dei temi in trattazione, anche solo pensare che un cittadino possa giustificare nei confronti di se stesso quelle che Isaiah Berlin avrebbe definito ritirate nella nostra cittadella interiore. Se sono in gioco i nostri diritti di libertà, perché è in gioco la nostra dignità di uomini, beh, davanti a temi di questo tipo nessuno di noi può dire: Non mi interessa, non sono un professore universitario di materie giuridiche, non sono un magistrato, non sono un avvocato. Perché così impostata la questione, l'errore giudiziario e per quel che importa la mass mediaticità del processo sono un problema di tutti noi in quanto cittadini. Chiudo con una semplice annotazione. Abbiamo letto i giornali, abbiamo visto i telegiornali. Nel ringraziare tutti i giornalisti presenti nell'arco di questi tre giorni, per la professionalità che hanno dimostrato e per l'amplissima copertura mediatica che hanno voluto dare a questa prima edizione del Festival della giustizia penale, rispondo con una battuta alla domanda che qualcuno ha posto. Perché invitare Amanda Knox? Abbiamo invitato Amanda Knox che ha gentilmente detto sì al nostro invito. Lo specifico è un fatto di correttezza. Amanda Knox non ha mai detto Voglio tornare. Amanda Knox ha detto sì gentilmente al nostro invito. Perché Amanda Knox è un'icona del processo mass mediatico. Ricorderete tutti il bombardamento mass mediatico che tra il 2007 e il 2008 Amanda Knox ha subito. È di una persona vera che stiamo parlando, è qui, è in carne ed ossa, è con noi. E non capisco sinceramente perché dovrebbe essere inopportuno il fatto che una persona vera che ha subito un linciaggio mass mediatico di quel tipo non possa venire qui questa mattina a ragionare serenamente con noi delle conseguenze nefaste e incivili del linciaggio mass mediatico noto col nome di processo mass mediatico. Ringrazio i nostri autorevoli relatori, ringrazio in particolare il Presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin che nonostante i mille impegni istituzionali ha voluto essere con noi qui questa mattina per poter ragionare di questo tema. Ringrazio il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo che parimenti impegnato ha però voluto essere qui con noi questa mattina. Per ragionare di questo tema ringrazio, lo faccio una volta al mese perché Giulia è sempre sequestrata da noi Camera Penale di Modena ed è sempre nostra graditissima ospite, Giulia Merlo, giornalista del Dubbio, ringrazio eh, la moderatrice Raffaella Calandra di Radio 24 e del Sole 24 Ore e nel passare la parola a Raffaella Calandra, permettetemi ringrazio altresì tutti i colleghi del comitato organizzatore tutti i colleghi della segreteria organizzativa e più in generale tutti i colleghi che hanno permesso di dare vita a tutto questo in un contesto in cui tutto questo è gestito da noi avvocati, dalla Camera Penale di Modena e da Italy Innocent Project. Ha significato lavorare quasi tre mesi a pancia bassa, ma io credo che quando sul tappeto ci sono come c'è questa mattina, battaglie di libertà importanti da fare, si possa e si debba fare anche questo affinché una cultura di minoranza progressivamente diventi sempre più cultura di maggioranza. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Grazie all'Avvocato Sola. Allora, il processo mediatico pone tante questioni che sono quelle che toccheremo in, questa, in questo dibattito, però, appunto, poiché. L'attenzione di questi giorni, le polemiche, anche gli spunti arriveranno anche un po' da una testimonianza diretta che è quella di Amanda Nox. Allora direi che di lasciare prima la parola a, a, ad Amanda Nox per, per la sua testimonianza, per quello che lei vorrà raccontare, poi ci sarà il dibattito con delle domande anche per lei. Prego. Oh oh, ce l'ho questo qua. <clears throat> Grazie uh, per la gentile introduzione anche il uh, Dov'è Guido? Eh, vabbè, um, era un'introduzione mo un molto gentile. E sono così onorata di far parte di questo evento speciale insieme ai miei amici dall'Innocence Project e i miei errori tra cui Sonny Jacobs e Peter Pringle e i miei nuovi fratelli Angelo Massaro, Antonio Latanzi e Lucia Fium Fiumberti, che ho conosciuto in questi giorni e che, che mi danno il coraggio di stare qua perché loro sono stati qua a dire le loro testimonianze in questi giorni. Scusate. Questo è il mio terzo soggiorno in Italia. Il primo è stato quando avevo 14 anni. Con tutta la mia estesa famiglia ci siamo stretti in un minivan e abbiamo visitato il Colosseo e le rovine di Pompei. Abbiamo mangiato delle lumache sulla costiera amalfitana. Era là che mi sono innamorata di Italia. E quando sono tornata a 20 anni, a studiare la lingua, a leggere la poesia, a bere il vino e a fare dei pisolini di pomeriggio che non facciamo abbastanza negli Stati Uniti, ho incontrato invece la tragedia e la sofferenza. Nonostante ciò, o forse per questo, l'Italia è diventata parte di me. La lingua e la cultura mi ha formata e sono tornata questa terza volta perché lo dovevo fare. Perché sono stata invitata dall'Italy Innocence Project. E perché una volta questo bellissimo paese mi sentiva come casa, e spero di sentirlo così di nuovo un giorno. Tanta gente pensa che io sia pazza a venire qui. Mi è stato detto che non è sicuro che sarò attaccata per le strade, che sarò falsamente accusata e rimandata in prigione e che anche se torno a Seattle in Colume, sarà stato tutto vano, non sarà servito a niente. E per dire la verità, ho paura oggi, adesso, ho paura di essere molestata, ho paura di essere derisa, ho paura di essere incastrata e ho paura che nuove accuse mi verranno rivolte solo perché vengo qua a dire la mia versione dei fatti qui oggi. Ma soprattutto... Temo che mi mancherà il coraggio. So che, nonostante le mie assoluzioni emesse dalla Corte di, Cassia di Cassazione, rimango una, rimango una figura controversa al cospetto dell'opinione pubblica, soprattutto e specialmente qui in Italia. So che molte persone pensano che io sia una cattiva, che io non appartengo qui. Alcuni hanno persino affermato che solo stando qui, con la mia presenza, sto traumatizzando nuovamente la famiglia Kercher e profanando la memoria di Meredith. Si sbagliano. E il fatto che io continuo, nonostante la pronuncia della Cassazione, ad essere ritenuta responsabile in questo modo per il dolore dei Kercher e per la reputazione di Perugia, dimostra quanto possono essere potenti le narrazioni false e come possono minare la giustizia, specialmente quando sono rinforzate e amplificate dai media. ma i media anche possono rivelare e amplificare la verità, se i giornalisti hanno il coraggio di seguirla, di cercarla e se il pubblico la richiede. Il primo novembre 2007, un ladro di nome Rudy Gede è entrato nel mio appartamento e ha violentato e ucciso la mia coinquilina Meredith. Il suo DNA, DNA è stato rilevato sul suo corpo, in tutta la scena del crimine. Ha lasciato le sue impronte digitali e di piede nel suo sangue è fuggito dal paese e alla fine è stato catturato, processato e condannato. Eppure, nonostante tutta la detenzione che questo caso ha ricevuto in tutto il mondo, un numero sorprendente di persone non ha mai sentito dal nome di Rudy Gede. Questo perché la polizia, il pubblico ministero, i media e il pubblico hanno invece concentrato la loro attenzione su di me. Ma come mai? Con i forgoni della TV ammassati di fronte alla nostra casa e i giornalisti internazionali che arrivavano in città. I poliziotti erano sotto una, una pressione immensa che chiedeva loro di arrestare al più presto un colpevole. Prima che le prove scientifiche fossero tornate dal laboratorio e mentre Gede fuggiva, hanno deciso di mettermi sotto attenzione, di indagarmi. Questa decisione non era basata su prove fisiche, non era basata sulle testimonianze, non era basata su un motivo, non era basata su nient'altro che un'intuizione investigativa. Pensavo di stare aiutando la polizia. In realtà per cinque giorni sono stata sottoposta ad oltre 50 ore di interrogatorio, durante la notte e senza un avvocato, in una lingua straniera che allora parlavo come una bambina. I poliziotti hanno insistito che stavo mentendo quando dicevo ancora e ancora che non sapevo chi avesse ucciso Meredith. E quando hanno scoperto un messaggio sul mio cellulare spedito a Patrick Lemumba, mi hanno accusato di averlo incontrato e mi hanno suggerito, durante le ore di interrogazioni, di aver represso il ricordo traumatico, di averlo visto uccidere Meredith. Io ho cercato di immaginare che quello che dicevano fosse vero. Poteva essere, poteva averlo rimosso. Ero a 3.000 miglia da casa, da sola, privata del sonno, spaventata e di fronte a figure autoritarie il doppio della mia età. Mi hanno logorrato finché, totalmente confusa, ho accettato di firmare delle dichiarazioni verbalizzate dalla polizia che descrivevano una visione confusa che implicava Patrick. Ore dopo, dopo, ho ritrattato e mi hanno ignorato. Non gli importava nemmeno che Patrick avesse un alibi sicuro. Lo hanno arrestato insieme a Raffaele e me, e il giorno successivo hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare caso chiuso. Questa è stata una conclusione frettolosa e infondata. Un grave errore. E questo è stato il momento in cui i media avevano, avrebbero potuto brillare, avrebbero potuto contribuire a evitare quanto invece è poi successo. Perché i media sono forse, almeno negli Stati Uniti, la nostra prima linea di difesa contro le autorità che frettolosamente ci provano della nostra libertà. Eri qui che i giornalisti avrebbero potuto chiedere, avete accusato e arrestato tre persone, in base a quale prove? Dite che la ragazza americana ha confessato, le sue dichiarazioni sono legalmente valide, correnti, affidabili e trovano riscontro nelle prove? così facendo i media avrebbero potuto incentivare la polizia a tirare i freni a porsi degli interrogativi su un'indagine che stava virando selvaggiamente e ciecamente fuori strada. Invece i media hanno pompato il gas. Senza prove fisiche incriminanti gli investigatori hanno attaccato il mio personaggio. Distorcendo la mia vita intima, assolutamente ordinaria, in devianza, così da inserirmi pienamente nella loro teoria di un'orgia finita male. I media hanno ripreso questo concetto e ci sono corsi dietro. I giornalisti mi hanno rimbattizzato Foxy Noxy. Hanno pubblicato titoli su orgie e giocattoli sessuali e hanno trasmesso una clip di tre secondi in cui Raffaele mi baciava per darmi conforto, ingrandita al rallentatore ripetutamente per anni. Nel corso delle indagini lunghe otto mesi quando io ero in isolamento, Invece di esaminare le prove, i media si sono impegnati in speculazioni sfrenate e hanno sfornato storie clickbait su una via vai di colpi di scena e super testimoni che poi si sono rilevati essere tutt'altro. Sul palco scenico mondiale io non ero un'imputata, innocente fino a prova contraria. Era ero una furba, psicopatica, sporca e drogata puttana. Colpevole e fine a prova contrario. Era una storia falsa e infondata, ma ha scatenato l'immaginazione della gente. Parlava alle paure alle fantasie della gente all'improvviso sono diventata una persona pubblica che significa che non potevo più godere del privilegio della privacy né i miei familiari che erano stati tormentati dai paparazzi e dipinte come un clan una banda di ingenui isterici Messi costantemente a confronto con il silenzio dignitoso dei carceri. Questa cronica, questa immagine fornita dai media, sensazionale e diffamatoria, è entrata anche in aula, creando un circolo vizioso. Prima ancora che iniziasse il mio procello, io ero sepolta sotto una montagna di fantasie da tabloid. Dalla mia cella potevo soltanto soffrire in silenzio, senza voce, mentre innumerevoli gi giornalisti e laici mi, mi, mi svestivano ogni giorno per innumerevoli reati immaginari o irrilevanti. L'inchiesta è stata contaminata. La giuria è stata corrotta. Era impossibile per me avere un processo giusto. L'opinione pubblica, in fondo, non deve preoccuparsi delle regole delle prove e delle regole procedurali necessarie per preservare l'equità. L'opinione pubblica non deve rispondere a nessuno. Non ci sono regole se non il fatto che il sensazionalismo vince. Non ci sono nemmeno i diritti umani, perché nella Corte dell'opinione pubblica tu non sei una persona umana. Sei un oggetto da consumare. Io non, mi, io non me ne sono resa conto allora. Io avevo fiducia che la mia innocenza mi avrebbe rivendicata. Non avevo delle malattie mentali, non ho mai dimostrato un comportamento violento o criminale. Avevo zero motivazioni per uccidere la mia amica. E non c'era nessuna prova del DNA che mi coinvolgesse sulla scena del crimine. Poi ho sentito il giudice pronunciare colpevole. E il verdetto mi è caduto addosso come un peso schiacciante. Non potevo respirare. E le telecamere lampeggiarono mentre mi portavano fuori dal tribunale. Ricordo che ero tutto disorientata, con le orecchie che mi squillavano. Io ero innocente, ma il resto del mondo hanno deciso che ero colpevole e avevano effetti e avevano effettivamente riscritto la realtà, il mio passato, presente e futuro. La mia innocenza non mi ha salvata, perché i pubblici ministeri e i media avevano creato una storia. È una versione di me adatta a quella storia sulla quale le persone potevano apporre tutte le loro fantasie, paure e giudizi morali. E alla gente piaceva questa storia. La sporca psicopatica mangiatrice di uomini faxinaxi. Hanno condannato quel doppelganger, quella persona confezionata, disegnata dagli altri, è stata condannata a 26 anni di carcere. Ma ad essere, ma ad essere stata mannettata realmente, ad essere scortata in cella non era la persona inventata e finta quella era io la vera io che è tornata in quel furgone senza finestre a quelle alte mura sormentate da filo spinato a quei freddi echeggianti corridoi e finestre sbarrate a quella solitudine che consumava tutto. Io non ero più una turista smarrita che aspettavo di tornare a casa. Ho realizzato che la prigione era la mia casa ora e questo mi ha cambiato. La prigione ti disumanizza. Ti rende arrabbiata, amareggiata, risentita e diffidente nei confronti del sistema giudiziario, specialmente quando sei innocente. Ho visto molte persone nel carcere di Capane che hanno trasformato il loro risentimento in violenza, che si sono strappati i capelli l'un l'altro. Ho visto anche che si drogavano fino a perdere il seno. E se avessi lasciato che la prigione prendesse il sopravvento su di me, penso che sarei emersa come un cane rabbioso, preso a calci troppe volte. E probabilmente sarei finita così, se non fosse stato per un uomo. Il cappellano della prigione, Don Sallo Scarabatoli. Ho incontrato Don Sallo per la prima volta nei primi giorni del mio arresto, quando ero tenuta in isolamento e avevo solo funzionari della prigione con cui parlare. Nel suo ufficio gli ho detto cosa era successo e gli ho chiesto se mi credeva che ero innocente e la sua risposta mi ha spezzato il cuore perché ha detto credo che tu sia sincera ma non ha detto ti credo e sembra che nessun altro in fuori dalla mia famiglia aveva visto la verità in me non i media, non i pubblici ministeri, non il pubblico e nemmeno il cappellano. Ma nel corso degli anni, Don Salo e io, perché lui è un uomo incredibile, noi siamo diventati amici. Abbiamo discusso questioni filosofiche insieme e abbiamo suonato la, suonato la musica. E lui non mi ha mai giudicato, non mi ha mai detto chi fossi, ha sempre ascoltato. E io non dimenticherò mai l'ultima volta che sono stata con lui. Era il giorno in cui stavo aspettando il verdetto del mio appello. Abbiamo passato ore nel suo ufficio insieme, cantando canzoni e parlando di ciò che pensavamo sarebbe accaduto. Io non ero sicura di poter sopravvivere al crepa cuore di un altro verdetto di colpevolezza. Ma Don Saulo era convinto che stavo finalmente tornando a casa. E sapevo allora che lui poteva davvero vedermi, la vera me, e che aveva visto la vera me per anni. E gli sono così grata per quell'atto semplice per aver ignorato le menzogne salaci e aver scelto di vedermi con compassione ed empatia. È stato un esempio per me. Mi ha insegnato a coltivare una mentalità comprensiva, attenta a capire. E ho combattuto e combattuto per arrivare a questo traguardo personale con la mentalità basata sulla gratitudine. E' quello che mi ha lasciato questa esperienza in un sistema giudiziario, quello italiano, che nonostante l'opinione pubblica, alla fine ha stabilito la verità, cioè che Raffaele e io non abbiamo ucciso Meredith. Ha dichiarato che le mie dichiarazioni alla polizia erano inutilizzabili perché ero stato negato il diritto di essere informata che ero una sospettata e di avere accesso a un avvocato ed un interprete. Ha assolto me e i miei genitori dalle accuse di calunnie intentate contro di noi dalle poliziotti che mi hanno interrogato ha sentenziato contro il Corriere della Sera per aver pubblicato un libro diffamatorio sulla mia vita intima. Sono grata alla Corte di Cassazione e agli altri giudici per avermi rivendicato. E quest'anno la Corte europea dei diritti dell'uomo mi ha rivendicato oltre condannando la Repubblica italiana per aver violato il mio diritto di difesa e di interprete. Sono grata. Ma tutto questo non assolve lo Stato per avermi processato per otto lunghi anni, con poche o nessuna prova, una teoria assurda e il vero assassino già dietro le sbarre e non assolve i media che hanno raccolto un immenso profitto vendendo una storia scandalosa trasmettendo uno spettacolo mentre il mio vero processo era ancora in corso anche oggi i media trattano la mia vita come contenuto per loro introiti Non mi basta che alla fine la mia vicenda si sia conclusa bene. Abbiamo bisogno di fare bene prima, molto più spesso di quanto facciamo adesso. I media possono essere una forza potente nell'aiutarci a farlo. In quei quattro anni di carcere, otto anni di processo, e ancora oggi. Ho dovuto sostenere molti costi per gli errori degli altri. Voglio condividerne alcuni con voi, non per raccogliere la vostra pietà, ma per mostrarvi cosa succede quando ci sbagliamo, nella speranza che la prossima innocente sotto processo subisca molto meno di me. A vent'anni, io, quasi non sembra adesso. Io ero una ragazza felice e vivace e sono stata costretta a trascorrere da sola i miei primi anni venti, imprigionata in un ambiente disumano, malsano e imprevedibile. Invece di sognare di una carriera o di una famiglia, meritato sul suicidio. Tutti i membri della mia famiglia hanno sconvolto le loro vite e hanno dovuto contrarre prestiti e attingere ai loro fondi pensionistici per pagare la mia difesa. Hanno dovuto chiedere aiuto. Nel frattempo, i miei familiari erano autorizzati a visitarmi solo per sei ore al mese. Una volta il mio padre è venuto. E io. Come avete parlato voi, le visite c'è un'ora, ma vola. E proviamo a non starci male per un'ora. E questa volta non, ci, non ce la facevo più. Perché ero così stanca dalla paura. E dall'incertezza, dalla perdita e della solitudine ho cominciato a singhiozzare. E mio padre mi ha abbracciato, teneva forte. L'ho implorato, il più peggio, e l'ho implorato, l'ho pregato di salvarmi, anche se, se, anche se sapevo che lui, lui era impotente quanto ero io. E lui ha dovuto dirmi quello che i miei avvocati hanno detto a lui. Che probabilmente sarebbero stati anni prima che avessi un altro senso, un un'altra possibilità di libertà. E poi lui ha cominciato a piangere. E, e allora che ho compreso quanto fosse grave questa situazione. Perché io non. Io non ho mai visto mio padre piangere in tutta la mia vita. Scusate. Sono molto nervosa, scusate. Raffaele ed io siamo stati marchiati dai titoli di giornale, per sempre colpevoli al giudizio dell'opinione pubblica. Sono stata dichiarata innocente, eppure lo so che sarò sempre legata alla tragedia della morte di mia amica. Vengo insultata ogni volta che mi addoloro per lei. Vengo insultata come se il mio essere viva, il mio stesso respiro fosse un affronto alla memoria di Meredith. Vengo rimproverata ogni volta che i media parlano di me invece che di Meredith, come se io fossi quella a scrivere i titoli sui giornali. Questi sono solo alcuni dei costi che ho dovuto sostenere a causa di una storia falsa, confutata in laboratorio dai risultati delle perizie e confutata dalla più alta corte in questo paese. In questi giorni ho dovuto avere aiuto dai gentili, ragazzi, dai gentili poliziotti e agenti di sicurezza che sono stati accanto a me. E questo non è un problema di Italia. Mi dispiace ogni tanto che qualcuno dice così. Perché gli errori giudiziari accadono dovunque. È un problema umano. Ho imparato in modo più duro che il sistema giudiziario e i media sono strumenti, non buoni o cattivi in sé stessi, ma giusti quanto e come le persone che li maneggiano. L'aula di tribunale dovrebbe essere come un laboratorio scientifico in cui le tesi contrapposti vengono valutate in contraddittorio e alla fine cristallizzate nella verità processuale e deve tenere oltre un ragionevole dubbio. Invece l'aula giudiziaria diventa spesso come un campo di battaglia dove la storia più avvincente e non necessariamente la più vera vince. I media possono spingere i nostri tribunali ad essere più simili ai laboratori. O, possono alimentare la carne afficcina sul campo di Italia. E ogni volta che non solo seguiamo, ma testiamo un caso sulla base di quello che dicono i media, ci, accon e ci accontentiamo del sensazionalismo, facciamo sì che conta il pettegolezzo, la paura. Il capro aspiratorio, non la verità. Forse la lezione più importante che io ho imparato dall'essere distorta in un mostro nell'immaginazione del pubblico è che è così facile per noi vedere solo quello che vogliamo vedere: appiattire le altre persone in caricature vedere gli eventi com come storie nero sul bianco nero e bianco popolati da diavoli e santi. E questo non è solo un'accusa a chi mi ha denegrato. Di questo so sono anch'io colpevole. Di recente sto pensando molto al mio pubblico ministero, il, il dottor Giuliano Mignini. Da molto tempo spero di avere un confronto con lui, faccia a faccia, al di fuori della stanza degli interrogatori e dall'aula di tribunale, dove eravamo costretti a ricorrere ai ruoli contraddittori attribuiti a noi, il procuratore e l'imputata, il buono e la cattiva. Ho sempre sospettato... Che fosse questa contrapposizione che rendeva impossibile che ci comprendessimo. Perché per me, a vent'anni, ingiustamente imprigionata e sotto processo, il dottor Giuliano Menini era una figura da incubo, un mostro, un uomo potente e spaventoso che aveva un solo obiettivo: Distruggere la mia vita per nessuna ragione. E io so che questa immagine di lui è sbagliata. È piatta e bidimensionale come Foxy Noxy. E sono stati in media ad aiutarmi a rendermene conto. Nel documentario di Netflix. Non ho visto un uomo cattivo, non ho visto un mostro. Ho visto un uomo con motivazioni genue e nobili che voleva rendere giustizia a una famiglia in lutto. Un giorno mi piacerebbe incontrare il vero dottor Giuliano Menini e spero che quando arriverà quel momento anche lui potrà giungere a vedere che io non sono un mostro, ma sono semplicemente Amanda. Ho la, ho la stessa speranza essendo qui con tutti voi oggi, che avendo il coraggio di stare di fronte a voi e di incontrarvi faccia a faccia, possiamo arrivare a una sorta di comprensione. E riconciliazione. Perché la vera giustizia accade quando vediamo le altre persone con compassione, quando giudichiamo con moderazione e quando torniamo l'uno all'altro, dopo il dolore e l'inimicizia, con il coraggio di un cuore aperto. Quando ero sotto processo qui in Italia non c'era un Innocence Project e pensavo di essere totalmente sola, colpita da una folle, folle e rara avversione del destino. Quando sono tornata a Seattle mi sentivo sola, come se nessuno potesse mai capire cosa avessi passato. E poi mia madre che è qui oggi mi ha trascinato in un centro conferenze a Portland, Oregon, in una stanza piena di altre persone, centinaia di loro, che hanno trascorso del tempo in carcere per dei crimini che non hanno commesso. Molti di loro erano uomini di colore molto poveri e la maggior parte aveva trascorso più tempo in carcere che di quanto ne avessi trascorso io. Avevamo poco in comune tranne questa cosa. Sapevamo tutti cosa significasse, cosa significasse essere innocenti ma essere trattati come se fossimo colpevoli. Stavo tremando quando sono entrata in quella stanza, un po' come oggi, ma questi uomini mi hanno abbracciato e mi hanno detto, qui sei al sicuro sorellina, non devi spiegare niente. Da quel momento in poi mi sono resa conto di quanto fossi imparata e ingenua sulla giustizia penale. Non ero speciale per essere stata condannata ingiustamente. Ero una delle migliaia di persone condannate e imprigionate per crimini che non avevano commesso. Solo una. E attraverso la rete dei Innocence Project negli Stati Uniti ho incontrato persone che lavoravano per un mondo più giusto. E ho imparato a conoscere le cause fin troppo comuni di errori giudiziari, errate identificazioni da parte dei testimoni, interrogativi coercitivi, prove scientifiche invalide, informatori incentivati, scusate pubblici ministeri ciechi, giurie esposte ai media sensazionalisti. In fondo, tutti questi fattori hanno avuto un ruolo nel mio caso e mi sono resa conto che non ero sola, che appartenevo a una famiglia che non sapevo nemmeno esistesse. E mi è stata offerta la possibilità di fare qualcosa di significativo con la mia sofferenza. Diffondere la consapevolezza di questo problema. Contribuire all'incoraggiamento che tutti noi dobbiamo fare di meglio. Sono grata all'Italy Innocence Project per avermi invitato in un luogo che spero sentirò presto come casa e per mirare a una realtà giudiziaria più compassionevole ed informata. Sono così onorata di essere vicino a loro e al loro lavoro. Grazie Martina per avermi invitata. Sono grata a quei giornalisti che hanno riferito i fatti di questo caso onestamente e responsabilmente. Sapete chi siete. Avete fatto questo nonostante l'opinione pubblica e nonostante la pressione dei capi che volevano vendere i giornali. Sono grata a Don Saulo, che mi ha aiutato a rimanere sana e che mi ha mostrato il potere della fragilità. Sono grata anche al dottor Giuliano Menini al suo intento di portare giustizia a Meredith e riaffermare la dignità della sua città. Sono grata ai miei avvocati, Carlo Dalla Vedova e Luciano Ghirga, per aver lavorato così duramente per svelare la verità e per avermi salvata da un destino infelice e immeritato. Sono grata alla mia famiglia e al mio fidanzato Christopher Robinson per l'amore che nutrono sempre e ogni giorno in me. E sono grata ai Kircher per l'amore che hanno nutrito in Meredith, una ragazza brillante, la sua amicizia che ho condiviso per troppo poco tempo. Infine, sono grata a voi per avermi ascoltato, per aver provato a vedere la mia umanità, per la vostra attenzione e cura nei confronti del vostro sistema giudiziario e dei vostri media, per aver voluto un mondo migliore e più giusto e per aver svolto il duro lavoro che richiede. Grazie. Grazie, grazie ad Amanda Nox. Uh, il processo di Perugia, che è il punto di partenza di questa nostra discussione, è stato tante cose. È stato innanzitutto il delitto terribile di una studentessa inglese, Meredith Kersher. È stato un giallo che per tanti anni e che ha conservato anche delle zone d'ombra anche con le sentenze definitive. È stato per certi versi anche un caso diplomatico tra Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna. È stato di sicuro un percorso con alterni e ripetuti e opposti verdetti giudiziari, per citare quanto anche la Cassazione ha ricordato. Non so se è stato un errore giudiziario, visto anche l'andamento che c'è stato. Sicuramente è stato un processo mediatico e quello che Amanda Nox ha raccontato e quello che in questi giorni anche eh, di attenzione nei suoi confronti c'è stato lo ha ancora una volta eh, confermato. Eh, quindi prima di entrare anche un po' nelle discussioni più tecniche riguardanti il processo mediatico e le ragioni, di questo meccanismo. Io vorrei chiedere um, ad, Amanda, ad Amanda Knox ecco perché ha deciso di venire in Italia. Erano abbastanza prevedibili le polemiche di questi giorni. C'è chi, compreso l'avvocato della famiglia Kercher, ha definito inopportuna la sua presenza. Il presidente della Corte d'Assite di, di Perugia, quella che l'ha assolta, ha detto fossi stata in lei resterei in silenzio. Perché ha deciso di tornare in Italia in questo modo poi? Sono stata invitata in Italia perché mi ero invitata. E l'invitazione era la cosa che mi ha colpita. Perché? Non pensavo mai di essere invitata di tornare qua, anche se sono innocente. Come ho detto prima, essendo innocente, non, non sono io a fare le polemiche, io esisto e sembra che faccio le polemiche. E quindi io penso che c'è bisogno di parlare soprattutto di queste storie perché fanno le polemiche, perché dobbiamo guardarci in faccia a vedere cosa abbiamo fatto. Qui chiaramente si discute di questioni ampie, non si rifanno processi che sono stati eh, abbondantemente fatti e celebrati nelle, eh, nelle, nei luoghi opportuni. Ma secondo lei, Amanda, Meredith ha avuto giustizia? Io non penso mai che Meredith avrà giustizia perché non ha vita, ma nel senso che il sistema giudiziario può darsi o può dare giustizia a una persona così distrutta o almeno alla sua famiglia? Vabbè, nessun sistema è perfetto e questo caso non è stato perfettamente fatto. E allora c'è tanta confusione e la famiglia Carcia ha dovuto sotto, sopravvivere in questa ansia e questa via-vai di informazioni e conclusioni che non soddisfacevano. E questo mi dispiace per loro. Ma la, il sistema giudiziario non può promettere a, a nessuno la verità ultima e completa. Non ha, e mi dispiace per loro. Il, il sistema giudiziario ha fatto quello che ha potuto, c'è l'assassino in carcere, e allora per questo si può avere soddisfazione. Amanda, lei poco fa nel ricostruire tutta la sua vicenda ha, ehm, si è scagliata anche contro il mondo dei media, ha detto hanno tratto profitto dal racconto della mia storia. Questo è un po' anche una contestazione che viene rivolta a lei. Questa vicenda l'ha resa un personaggio pubblico suo malgrado, senza alcun dubbio. Eh, c'è stato il libro, c'è stato Netflix, ci sono le interviste, eh, c'è la presenza in questo, in questo festival. Ecco, ha tratto anche lei beneficio economico, profitto da questa vicenda? Non trova? Io non sono stata... Grazie. <ride> Ma per chiarire, non sono stata pagata per essere qua. Sono, sta... sono stata la cosa che mi ha pagato è l'invito. Per quanto riguarda il lavoro che faccio adesso, posso dire che le persone nel mondo hanno preso un grande profitto dalla mia storia. Ci sono tanti autori della mia vita e io sono soltanto una, certo. Ecco Wanda, prima di lasciarla poi proseguiamo col dibattito. Sicuramente, come lei ha detto poco fa, c'è stato anche del coraggio a venire qui perché, come anche detto, c'è buona parte, parte dell'opinione pubblica che, nonostante le sentenze siano chiare e le sentenze sono quelle che contano e sono quelle che si, si rispettano, ha come conservato una, una convinzione di una colpevolezza diciamo, sua e di eh, Raffaele Sollecito, anche per via delle alterne pronunce eh, che ci sono state, sentenze di assoluzione, sentenze di condanna e anche per via di alcune ehm, diciamo, zone d'ombra rimaste o di ipotesi che la stessa Cassazione nelle sue motivazioni lascia, compreso un inciso quando scrive Conservando l'ipotesi della presenza quella sera in via della Pergola di Amanda e eh, Raffaele, nessuno può processare una seconda volta, è stata assolta con la distanza del tempo. Ecco, eh, che cosa può dire rispetto anche a questa ipotesi che è rimasta aperta anche nelle motivazioni della Cassazione. Raffaele e io non c'eravamo là. Non c'eravamo e mi sembra una strana pronuncia e mi dispiace che devo dire ancora perché io ho detto mille volte che non c'ero, che non c'eravamo, che non avevamo fatto niente e non sapevamo di quello che è successo. Mi dispiace che devo ripete ripeterlo sempre perché significa che ogni volta che mi viene chiesta... Significa la mia risposta non conta. Grazie, grazie ad Amanda Nox anche per la sincerità diciamo della sua risposta. In questo caso direi che forse come pochi altri ci sono degli altri esempi, ma questo forse più di tutti, anche un po' per diciamo gli ingredienti che abbiamo già visto e anticipato, è pone tutte le questioni di un processo uh, mediatico, pone anche la questione della difficoltà di far convivere le esigenze della giustizia per cui ci deve essere una sentenza di condanna o di assoluzione oltre ogni ragionevole dubbio con quelle che invece sono i verdetti più semplici, più necessariamente manichei, di bianco o nero del dibattito pubblico che passano attraverso anche il nostro ruolo, il ruolo dei media, anche se poi in ogni modo e in ogni mondo ciascuno diciamo, lavora secondo determinate regole e secondo anche la propria coscienza. Però eh, di sicuro questa, questo, questo, questo caso, come degli altri, ecco, sta ponendo e ha posto in tutti questi anni il tema del processo mediatico. Presidente Mascherin, visto che siamo in una fase in cui di nuovo, anche se per altre vicende, si ritorna anche a parlare di ennesima riforma della giustizia. Quello che è accaduto con Perugia e quello che anche la Corte di Cassazione, per questa vicenda, ha scritto, laddove in modo se vogliamo anche poco convenzionale, ha ricordato anche l'inusitata pressione mediatica che c'è stata nella vicenda di Perugia, che ha portato anche ad una accelerazione nelle indagini, quindi una critica anche esplicita e forte nei confronti di chi ha portato avanti le indagini, per non parlare anche dei passaggi in cui vengono esplicitamente criticate le defiance, le amnesie, tutto ciò che non ha funzionato nelle indagini soprattutto preliminari. Ecco, tutto questo Presidente non trova che eh, sia una questione di sistema, cioè che in Italia, di fatto, al di là che, eh, del fatto che alcuni casi più di altri diventino processi mediatici, c'è un sistema fatto con le sue regole di procedura penale e anche con le sue convenzioni eh, mediatiche che fa sì che... La cronaca giudiziaria venga raccontata in un certo modo e non ci possano essere paragoni con quella eh, anglosassone, laddove, ad esempio, eh, anche all'interno di un'aula di un tribunale c'è soltanto il vignettista che tratteggia il profilo eh, delle, delle parti in aula. Esiste un, partiamo da un'analisi della questione: esiste appunto un problema di sistema che porta a questi processi mediatici? E appunto, visto che siamo in fase di discussione, di riforme, c'è una direzione, secondo lei, che eh, dovrebbe essere intrapresa? A parte il tema delle eh, riforme, perché questo è l'ennesimo annuncio per cui questo lo metterei proprio eh, da parte, io credo che il valore di questo eh, incontro, che facilita anche l'approccio eh, alla risposta, eh, sta nel fatto che eh, si è permesso di vivere il momento emotivo dell'impatto con Amanda Knox in questo caso, ma so anche ieri con altri… Soggetti che loro malgrado si sono trovati a vivere l'esperienza processuale, perché la parte emotiva di questi incontri in realtà è la parte realistica del mondo del processo e del percorso di un processo. Ascoltando queste persone che hanno vissuto questi percorsi. Ed è guardate indipendente poi dal fatto che alla fine ci sia una soluzione, una condanna, seppur chiaramente la soluzione rende ancora più significativa l'esperienza. Ascoltando queste persone io credo che chi non fa parte del mondo del, della giustizia come professionista possa toccare davvero con mano immediatamente quanto il vero processo, quello che si svolge nelle aule, non abbia nulla di suggestivo. Eh, non abbia eh, nulla di eh, eclatante, eh, non possa minimamente essere eh, riferito a eh, delle realtà teatrali, cinematografiche, non sono telenovele, un processo che noi avvocati facciamo assieme ai magistrati non è interrotto dalla eh, pubblicità, è tutta un'altra eh, realtà. E quindi è importantissimo questo abbinare eh, la conoscenza diretta di queste storie. E con, eh, perché poi si può razionalizzare il racconto e affrontare i temi e quindi francamente io non capisco perché Amanda Knox non avrebbe dovuto essere qui mi sfugge davvero il e mi spiace che l'abbia detto anche da quel che lei ha riferito prima anche un eh, collega, un avvocato sicuramente bravissimo non conosco ma sicuramente bravissimo ma l'avvocato è l'ultimo che possa pensare che un eh, cittadino, una persona che è stata processata al di là al di là, eh, là dell'esito finale dovrebbe eh, eh, essere punita con lo stracismo. Credo che qualche millennio sia passato da certe forme di eh, punizione. Mi lascia perplesso anche se l'ha detto che l'abbia detto un eh, magistrato. Però, questi però sono problemi culturali, quindi quando lei mi parla di sistema, in realtà si parla di sistema culturale, ogni sistema processuale, ogni sistema legato a fasi tecniche come è un processo, non può non risentire, non risentire di un clima eh, culturale. Allora vanno messi un po' i tasselli al loro posto, molto eh, brevemente, perché quando si parla di eh, processo mediatico non bisogna confonderlo con il compito delle media, eh, il, eh, il dare la notizia, eh, il tenere informati i eh, cittadini sullo sviluppo di un processo, per esempio è non solo corretto ma è anche positivo. È anche inevitabile che questo tipo di narrazione, di informazione, sottolineo informazione, avvenga attraverso un linguaggio che è necessariamente e meritevolmente anche più semplice, più semplicistico. E quindi tutto questo è positivo, come sono assolutamente positive quelle che vengono definite quando fatte professionalmente, con le indagini anche di stampa, che quando professionalmente condotte hanno portato anche a riapertura di casi importanti, a soluzione di casi importanti. Quindi una cosa è l'informazione, una cosa è l'informazione anche televisiva, altra cosa è... Quindi il narrare il processo, il narrare il fatto, il fare informazione, altra cosa è processare qualcuno mediaticamente perché le sedi sono diverse. Il, per processo mediatico eh, si intende un qualcosa che esce completamente dalle regole di eh, garanzia, che trascura, eh, com trascura completamente la persona, la centralità della persona, eh, la dignità della persona il diritto ad essere difesa di una persona. Io sono grato a questo genere di eventi perché io penso che si capisca anche quanto sia importante che il nostro sistema e la nostra società riconosca l'importanza di garantire a tutti una difesa, avere sempre al fianco qualcuno che ti difende secondo le regole la figura dell'avvocato è proprio questo per costituzione stare a fianco dell'imputato della parte resa non è importante ma l'importante è che ci sia chi ti aiuti a garantire le regole la cultura della nostra società che si è sviluppata nei millenni e che è consacrata nella nostra costituzione dice proprio questo dignità della persona sempre al centro diritto della difesa sempre al centro. Naturalmente che cosa accade storicamente? Può eh, accadere che questa cultura tenda ad affievolirsi per tanti motivi e quindi il contrasto che in questo momento noi stiamo vivendo è tra una cultura che definiamo per semplicità giustizialista, cioè l'idea che ci sia giustizia solo quando c'è una condanna, a prescindere dalla condanna stessa, non importa chi viene condannato e come viene condannato, non importa se viene condannato al di fuori delle regole, l'importante è che ci sia una condanna. E il pericolo è che si individui pericolo che stiamo correndo, guardate che si individui la giustizia fatta in una condanna e che per contro si individui un fallimento del sistema giustizia, un fallimento dello Stato quando non vi è condanna. All e questo era un monito su cui anche tra l'altro il capo dello Stato non molto tempo fa ha voluto mettere in guardia gli stessi magistrati in un intervento alla Scuola Superiore della Magistratura, quando li ha invitati a, eh, diciamo, a non dover cercare il consenso né dall'altra parte a seguire un indistinto sentimento popolare che su, soprattutto su alcune questioni che diventano appunto storie così seguite eh, dall'opinione pubblica. Eh, è un rischio che diciamo, può entrare perché a volte il tema è anche quello di quanto il condizionamento esterno o la narrazione esterna possa finire per entrare anche all'interno delle aule dei tribunali, soprattutto quando si celebrano processi, come è stato anche il caso di Perugia, in Corte d'Assise, laddove ci sono anche poi dei, eh, dei giudici che non sono eh, togati. Allora, tutto questo nasce soprattutto in nella fase iniziale che è quella delle indagini preliminari di cui si è parlato anche già prima. Con il al Presidente Nardo vorrei proprio chiedere questo. Cioè, eh se il racconto dei, dei media, il racconto dei giornalisti, soprattutto nella fase iniziale delle indagini preliminari, in qualche modo a volte rischia di determinare l'immagine o il pregiudizio che si ha di rispetto ai fatti e rispetto a quello che sta per poi succedere. Dall'altra parte quella è un momento in cui voi avvocati... Non avete tante possibilità anche per come è la procedura e per come è anche la consuetudine della cronaca giudiziaria eh, italiana di eh, dare un'immagine diversa dei fatti rispetto anche alle posizioni dei vostri imputati. In tutto questo, tra l'altro, e chiudo, c'è anche, e la cronaca anche recente di molti altri casi lo dimostra, ci sono stati anche casi in cui gli stessi media sono stati strumentalizzati o c'è stato un tentativo di strumentalizzazione da parte dei, me dei media da parte di parti in causa di questa vicenda, di, delle vicende in corso, penso soprattutto alla vicenda di uh, Avetrana con quello che ha comportato. Allora, per voi esiste una duplice difficoltà, da una parte regole deontologiche anche appunto nel del vostro ordine che stabiliscono anche delle condotte, dall'altra parte una difficoltà oggettiva che anche come cronista riconosco nel far passare un racconto e una versione che soprattutto nella fase delle indagini preliminari risulta schiacciata rispetto a quello che emerge dagli atti delle ordinanze di custodia cautelare e dalle intercettazioni. Oh, questo è un problema è il vero problema del momento che dobbiamo cercare di risolvere anche con uh, uno sforzo di fantasia che non so dove ci porterà. Però sicuramente noi siamo la situazione è quella descritta. Noi abbiamo una fase dove si gioca la partita del processo mediatico, che è la fase dell'arresto, la fase dell'avvio delle indagini, che è la fase in cui classicamente si consegna Indirettamente, ma adesso arriverà. C'è già la norma che doveva entrare in vigore, è stata rinviata. Entrerà in vigore, si consegnerà anche materialmente, di fatto, legalmente diciamo, ai, ai giornali. Un maloppone così in cui ci sono tutte le cose che ha scritto l'accusa, che ha scritto il giudice, che ha recepito le richieste del pubblico ministero, che ha recepito. E le, le, le richieste a sua volta della polizia giudiziaria che ha lavorato e l'avvocato è muto, ma è muto perché chiaramente non sa nulla, perché chiaramente leggerà faticosamente nelle prime ore, nei primi giorni, quel malloppone che gli arriverà in qualche modo perché viene consegnato alla persona che viene arrestata perché il suo compito è proprio quello di evitare poi eh, di eh, mandare al massacro il proprio, eh, il proprio assistito e quindi di avere una gestione oculata di un ruolo che è un ruolo, non è un ruolo narrativo quello della difesa ma è un ruolo interdittivo diciamo oppositivo. Questo nella fisiologia del processo penale. E, questo vuol dire che nel processo penale, tu, se tu fai il tuo ruolo, che è quello appunto di cautela, di attesa, di approfondimento, di lettura, di confronto col tuo assistito, di valutazione della, del contorno, eccetera, eh, nel, nel, in quel momento stai facendo il tuo lavoro bene nel processo eh, e magari lo fai anche rispettando le regole di riservatezza che ti impone il codice deontologico, che probabilmente, e qui di lo dico il mio amico Andrea Mascherin, probabilmente andrebbe aggiornato all'era dei social e dei tweet che arrivano la mattina da, da Trump in giù. E, e lo fai e, quindi rispettando anche il segreto processuale che c'è, e tu che difendi i cattivi, sei quello che pretende il la, la, rispetto del segreto processuale, e invece nell'altra nell partita, quella che si gioca fuori dalle mura del carcere del tribunale, hai perso in pieno la, la partita. Niente male se ci fosse una barriera netta tra il processo mediatico e il processo, invece questa barriera non c'è perché le sensazioni filtrano, perché il processo di mostrificazione, io devo dire che il processo di mostrificazione getta le basi per il processo, il processo vero. Cioè quello che ha detto Amanda Knox, io benedico veramente chi ha organizzato questo forum e questo incontro. Eh, eh, perché credo che abbiamo fatto una cosa meritoria. Io vi dico questo: scusa se faccio un inciso, Raffaella, eh, anche da, è un problema che riguarda anche noi avvocati. Tiro di più: è un problema che riguarda anche gli avvocati bravi. Eh, perché io eh, adesso ancora ho ricevuto un messaggio mentre parlava Amanda. Da un avvocato bravo, di un avvocato di processo, un avvocato di dibattimento, che mi dice: Ma forse la Magistralis è eccessiva. Beh, io vi dico che secondo me noi dovremmo cercare di invece di ragionare su queste, su queste testimonianze di vita. E dico di più: certe volte quando siamo nei nostri concessi giuridici, in cui siamo tra avvocati, magistrati e professori, Forse dovremmo fermarci un attimo e dire: ma se ci fosse là in mezzo tra avvocati, avvocati, magistrati e professori seduto un cittadino, un imputato, io al posto suo sarei rassicurato da quello che stiamo dicendo o avrei, avrei paura? Allora, detto questo, eh, i due mondi parlano purtroppo, le cose filtrano. Io ho guardato il. Per rinfrescarmi la memoria, ho guardato il filmato su Perugia di, su Netflix e, e mi hanno colpito due cose. Al netto di interviste che possono essere montate, le stesse interviste di Amanda, così come le interviste del procuratore, si può prendere una cosa invece che altro. Mi hanno colpito due dichiarazioni ufficiali e la conferenza stampa. Eh, che viene fatta dopo gli arresti in cui, eh, non mi ricordo se è il PM o chi, esprime grande, grande soddisfazione per il lavoro della Polizia per aver dato delle risposte immediate a una città che si aspettava eh, la soluzione del caso subito, il discorso che faceva Andrea Mascherin. E poi la parte, la, la chiusura di una requisitoria del Pubblico Ministero che dice, eh, vi chiedo: chiede alla Corte d'Assisi, non so quale fosse, vi chiedo di difendere l'onore dello Stato, che è uno Stato sovrano. Allora, eh, sto parlando di operatori del processo che dicono delle cose da piazza, e questo è, noi, è quello che noi, che noi vediamo. Chiaramente il sistema, c'è il, il nostro amico Luigi Ferrarella che è un giornalista che tutti conosciamo, molto importante, Corriere della Sera, che ha fortemente voluto e proposto questa idea di dare... La, 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 il malloppone. Spieghiamolo così. anche: non è sì. ai lavori, eh, gli atti che vengono depositati nella fase delle indagini preliminari eh, non sono pubblici, ma sono pubblicabili. Diciamo così al momento: tutto quello che eh, si legge sui quotidiani, che si racconta nelle radio, e nelle tv, eh, soprattutto quando c'è eh, un arresto, è contenuto all'interno di questo atto, che è l'ordinanza di custodia cautelare, che i giornalisti recuperano in in qualche modo. Allora a quel punto c'è un dibattito su cui c'era stata un'apertura con il precedente Ministro della Giustizia che in qualche modo adesso è stato eh, riavviato perché non ci sia più questa sorta di mercato diciamo, degli atti giudiziari, ma alcuni atti possano essere direttamente accessibili dalla stampa in modo trasparente. Prego. Ecco, eh, adesso eh, questo infrange una, una barriera ideologica diciamo, tra il processo mediatico e il processo giudiziario, dopodiché è vero, adesso dico un'altra, io avevo cercato di essere divulgativo dicendo malloppone invece di ordinanza di custodia cautelare, devo dire un termine molto tecnico, molto bello, molto scientifico, è vero che la verginità cognitiva del giudice è forse diventato un mito nell'era dei social. La verginità cognitiva del giudice vuol dire che il giudice del dibattimento dovrebbe iniziare il suo processo senza sapere nulla dei fatti. Immaginiamoci una Corte d'Assise che inizia il processo. Ad Amanda Nox e Raffaele Sollecito, senza sapere nulla dei fatti. Ovviamente non esiste in natura e questo è l'argomento che ci viene rivoltato contro. Ma noi abbiamo abbattuto la barriera ideologica, per cui adesso ehm, tutto quell'armamentario che ormai è diffuso, tipo. I filmati dei corpi di polizia, che anche in concorrenza tra loro, non fanno più soltanto il filmato quando si arresta il camorrista latitante da anni e lì ci sta l'urlo liberatorio, la ripresa, le macchine che sgommano con le persone, con magari anche con il passamontagna, i poliziotti. No, ti fanno il filmato anche per eh, l'arresto di quello che vanno a prendere a casa, che ovviamente non fugge, perché il messaggio è la risposta: che sia la corruzione, che sia un fatto come è successo di recente delicatissimo di una, un bambino ucciso di 20 mesi, ucciso in un contesto familiare degradato e quindi sociale degradato, e quindi di uno Stato che non ha fatto il suo dovere dal punto di vista preventivo. La risposta è il carcere. La risposta è eh, il carcere, la sentenza può essere solo di condanna e quindi. Le sentenze esemplari, le famose sentenze quindi. esemplari che vengono a volte diciamo così, ehm, sbandierate. Allora, Presidente Mascherina, poi abbiamo la co conclusione perché stiamo un po' anche sforando nei, eh, nei tempi. Eh, la questione però è un po' come quella che ricordava anche Vinicio Nardo, cioè in questo processo mediatico in qualche modo ci sono un po' tutti gli attori che fanno la loro parte. Ecco, non voglio fare una difesa d'ufficio della categoria dei giornalisti, anche perché ognuno poi eh, lavora a seconda di, del modo in cui ritiene e della propria onestà intellettuale, ma c'è un certo modo di raccontare la cronaca giudiziaria che viene spesso utilizzato. The cat sat on the Anche dalle parti in causa, per cui se sicuramente c'è una forma di schiacciamento nella fase iniziale dovuta a quello che dicevamo prima, alla conoscenza dei fatti che passa nella fase iniziale quasi esclusivamente attraverso gli elementi d'accusa che sono raccolti, dall'altra parte c'è anche e c'è stata anche una, eh, tentativo, un tentativo, un tentativo anche da parte delle, delle parti, delle differenze di utilizzare il processo mediatico e utilizzare anche la stampa per far veicolare messaggi, opposizioni, per tratteggiare profili anche degli eh, indagati o degli imputati, insomma delle parti in causa nel eh, recondito pensiero che in qualche modo influiscano anche sulle decisioni delle aule. Tutto questo è reso sempre più complesso anche da una comunicazione che è evidentemente è cambiata e che passa attraverso i social, quindi in qualche modo lei condivide quanto diceva il eh, Presidente Nardo di una necessità anche di un aggiornamento anche deontologico per quanto riguarda gli avvocati sul fronte del processo mediatico e se non sia secondo lei il momento, anche se lei dice sulla riforma è solo l'ennesimo annuncio, di sedersi comunque intorno ad un tavolo per rivedere anche diciamo, regole che in qualche modo sono state più volte avviate ma spesso accantonate. Sulle regole del processo, cioè sulle riforme, io, io dico sempre, ci sono più tavoli nei ministeri che all'IKEA in linea È di massima, zero. per cui eh, noi sediamo a tutti i tavoli in cui ci vitano, partecipiamo, speriamo di essere ascoltati. Quanto al, alla presenza degli avvocati in questi processi mediatici, mediatici io dico se ci sono avvocati in sala non andate eh, a, a partecipare ai processi mediatici perché sbagliate professionalmente, sbagliate deontologicamente. Eh, ma soprattutto eh, vi assumete la responsabilità di contribuire a dare una visione errata della serietà, della sacralità anche del eh, processo. Quindi, io vedo assolutamente la trave occhi, nei nostri occhi, cioè, gli avvocati sono i primi a cui noi dobbiamo guardare, non è tanto una questione di modificare le norme del codice, le norme ci eh, sono, è una questione culturale. Poi certamente c'è tutto il tema a cui ha fatto riferimento anche Vinizio, qui si sta anche insinuando probabilmente, ma non siamo preparati, un altro è, aspetto, l'utilizzo... Che in parte certamente è investigativo, in parte potrebbe essere difensivo dei social, degli strumenti di comunicazione. Qui noi non siamo professionalmente preparati, sono confini, orizzonti assolutamente inesplorati o esplorati in maniera dilettantesca. Certamente guardate che il cittadino ha diritto ad avere un giudice non condizionabile, non, non condizionato, non condizionabile e un difensore non condizionabile. Dopodiché puntiamo molto sulla nostra professionalità e su quella dei magistrati, ma dobbiamo escludere a priori la possibilità di eh, essere eh, poco sereni. Eh, un passaggio: Vinicio Nardo ha richiamato questo tweet, no? dove si è parlato di lezio magistrali, forse inopportuna, di Amanda Nox. Allora, Amanda Nox non ci si può aspettare una narrazione serena, tranquilla. Lei dice quello che dice, può piacere o non piacere. Ma ha vissuto un'esperienza per cui è stata privata della serenità, io spero che la ritrovi, non so se la ritroverai fino a che punto, ma giudicare la narrazione poco serena di una persona che ha avuto questo percorso è un altro errore come quello di dire non doveva venire in Italia, eh, che cosa ci fa a stare qui. Quindi. Mm. quindi. Per concludere, i giudici italiani, mettiamoci bene in testa, fanno sentenze in nome del popolo italiano e non secondo la volontà del popolo italiano. Questa è una cultura millenaria che esclude il linciaggio mediatico, che esclude il giudizio sommario. Che esclude tra le pene la gogna mediatica. Chiudo perché eh, so che siamo lunghi, dicendo: detto tutto, questo, detto tutto questo, lo dico anche ad Amanda Knox. Francamente, conoscendo la professionalità della magistratura italiana, al di là delle eccezioni che in questi giorni magari stanno emergendo, conoscendo la professionalità dell'avvocatura italiana. Io vi dico una cosa, io soprattutto se innocente mi farei giudicare sempre in Italia dal nostro sistema, da un magistrato italiano e difeso da un avvocato italiano piuttosto che da una giuria popolare statunitense o comunque, eh, siccome il sistema è del nord, anglosassone e del nord, e mi farei sempre difendere da un avvocato italiano. Noi difendiamo a prescindere dai colori della pelle, a prescindere dai compensi, da noi tutti possono rischiare di essere anche condannati, eh, seppur da innocenti, eh, ma però noi garantiamo come sistema la difesa a tutti. D'altre parti non è così. Nelle, eh, eh, io credo che nel braccio della morte, laddove vi è ancora la pena, di, pena di morte, eh, non, non si trovano bianchi ricchi, si trovano un certo tipo di, eh, di, di detenuti, di eh, condannati. Ecco, da noi tutto questo ancora tiene. Eh, noi avvocati siamo impegnati a tenerlo, ma l'avvocatura non è altro che la voce della, eh, del popolo, della cultura popolare. Il sistema di garanzia, il sistema democratico lo dobbiamo difendere tutti insieme perché il futuro è la scelta tra un futuro democratico basato sulla centralità della persona, sull'idea della ricerca della verità che non sacrifichi mai la persona, anche quando viene condannata, con la ricerca del recupero. È un'idea invece eh, autoritaria eh, dello Stato carcerocentrica. La nostra storia, la nostra compassione che fa parte del nostro DNA ci insegna che non possiamo andare verso questa deriva, quindi tutti assieme, avvocati, magistrati, ma soprattutto chi non è avvocato o magistrato, dobbiamo condurre questa battaglia di civiltà. E questo è un principio eh, universale assolutamente fondamentale con cui Possiamo chiudere questa parte della, della, della riflessione, del dibattito, proprio perché, come ricordava il presidente Mascherin, appunto quelle sentenze che devono essere emesse, che sono emesse in nome del popolo italiano, significano anche sentenze di assoluzione nel momento in cui non ci sono quegli elementi di prova che vanno oltre ogni ragionevole dubbio, che è sempre la questione fondamentale che fa sì che ci sia una sentenza di un certo tipo e non perché eh, ci sia un, un sentire collettivo che va in una certa ecco, è, direzione. E infatti il quotidiano che è sorretto eh, dal Consiglio nazionale forense, poi interverrà Giulia Melo, si titola Il dubbio e non è un caso. Esatto, è il dubbio. Ecco, però è, è così qui adesso passo la parola a Martina Cagozzi. Eh, i media che abbiamo anche un po' processato in questo, in questo incontro, che appunto però sono parte di un sistema che è più complesso e spero che in qualche modo in questa riflessione sia emerso, sono anche... Spesso, eh, voglio dire, anche parte di eh, fonti di, di notizie che sono sfuggite alle indagini mostrano aspetti nel bene e nel male, a volte diversi rispetto a quelli emersi strettamente dagli atti giudiziari, eh, possono però portare anche a, alla scoperta di novità e di questioni, di scandali o di altre versioni dei fatti che sono opposte a volte rispetto a quelle consolidate influendo anche poi nella narrazione e nella vita concreta delle persone. Eh, Martina Cagossi è un avvocato, membro manager dell'Italian Innocenza Project e ha in particolar modo studiato una vicenda eh, americana che direi che fa luce su questa questione di cui stavamo parlando, quando i media non sono soltanto cattivi ma in qualche modo aiutano anche. Grazie mille. Eh. Credo di avere un compito un po' complesso eh, oggi, anzitutto perché sono colei che ha invitato Amanda Nox formalmente nel senso che ci siamo viste e le ho chiesto se voleva venire e poi soprattutto perché mi fanno parlare dopo il presidente del Consiglio Nazionale Forense e il presidente degli Ordini degli Avvocati di Milano e quindi insomma ho un attimo di allora io ho deciso oggi di mh, simulare eh, con voi la prima lezione che io di solito faccio, tengo al seminario che eh, ho eh, con il professor Luparia che ringrazio tutti i giorni eh, per darmi questa straordinaria opportunità. Noi abbiamo un seminario a Roma attualmente che è, si chiama Italino Sense Project e Clinica sull'errore giudiziario. Io ho degli studenti, tra l'altro alcuni sono qui. E la prima lezione che di solito noi facciamo racconta di questo caso che secondo noi è particolarmente significativo. Cercherò di stringere perché i tempi sono brevi. Allora, siamo il 19 aprile 1989, quindi un po' di anni fa, siamo a New York. A New York nel 1989, quindi cambiamo completamente, siamo in America, la situazione non è. Eh, ottimale, eh, il 25% della popolazione newyorkese vive al di sotto della soglia della povertà e si, co si contano all'incirca 1800 omicidi l'anno. In questo clima anche molto violento e di preoccupazione per, in generale per la città, una giovane eh, donna di 28 anni eh, che lavora in banca, Bianca, ha studiato a Yale, va a fare jogging va a fare jogging a Central Park che per chi è stato a New York è un po' il simbolo della città, eh, della città che tutti noi conosciamo e viene violentemente assalita, eh, violentata e viene lasciata tramortita al suolo eh, sul parco. Quindi un crimine molto efferato, la vittima aveva perso più del 75% del proprio sangue nel corpo e l'hanno trovata praticamente in fin di vita. Il crimine è molto grave, la polizia inizia immediatamente ad indagare. La prima cosa che fanno vanno a Central Park e prendono eh, un gruppo di ragazzini che era entrata dal, dall'ingresso diciamo, di Central Park è vicino ad Harlem, li prende, sono tutti tra i 14 e i 16 anni e li interroga. Li interroga per ore. Eh, sono, in realtà non li, adesso vedremo, vi farò vedere dei filmati degli interrogatori, l'interroga li per ore e non è una condizione particolarmente drammatica, non li torturano, non li, alcuni di loro hanno addirittura presenti i propri genitori durante l'interrogatorio, altri hanno eh, gli avvocati, la cosa che lascia tutti sconcertati ma anche in un modo positivo perché il caso viene risolto abbastanza velocemente, è che tutti e cinque questi ragazzi confessano. In stanze diverse, cioè non è che li hanno messi tutti in una stessa stanza e quindi si sono, diciamo, fatti influenzare a vicenda. Confessano tutti e cinque di avere in gruppo, in branco, come si usa oggi, diciamo, violentato la giovane. Sono cinque ragazzini, tutti appunto tra i 14 e i 16 anni, quattro sono di colore e uno è di origini ispaniche. Eh, e la cosa interessante anche è che eh, in quattro su cinque accettano di farsi registrare durante eh, le loro le proprie confessioni. Noi sappiamo che uno dei problemi delle false confession è che spesso gli interrogatori non vengono registrati e quindi chissà il soggetto come ha confessato, in che modo, che pressioni sono state fatte. Invece, qua abbiamo le registrazioni. Io vi ho sol, sono pochi minuti, purtroppo sono in inglese ma On questo è un documentario quindi dice è il mio primo stupro io non l'ho mai, mai fatto un'altra, la prima volta Vedete, è seduto tranquillamente, nessuno lo sta sottoponendo a torture, eccetera. Questo è un altro ragazzo. Il pubblico ministero gli chiede perché siete andati al parco e lui dice: Volevamo colpire le donne, volevamo fare delle scorribande, volevamo stuprare delle donne. Quindi questa è una confessione perfetta. Mettiamoci nei panni degli inquirenti, li arrestano immediatamente tutti e cinque il caso è chiuso il caso è chiuso e ovviamente la polizia che era sulla scena del crimine c'erano due pubblici ministeri tra l'altro donne quindi iniziano a lavorare immediatamente sul caso li arrestano e questi sono dove sono Aspetta. i ragazzini ok queste sono le, le segnaletti che sono tutti e cinque Kevin Richardson Raymond Santana Anthony McRae. Yusuf Salam e, non mi ricordo il quinto, McCray, un altro, non mi ricordo, Corey Wise, non mi ricordo. Comunque, tutti e cinque vengono arrestati e ovviamente presenti alla stazione di polizia ci sono i giornali. E iniziano, ah ecco, questa è una grossa prova che viene usata dall'accusa fin da subito, perché uno di questi ragazzi, nella narrazione, nella confessione che viene registrata, dice che la jogger aveva una maglietta bianca. Questa è la maglietta, diciamo, insanguinata che è stata repertata e che è stata utilizzata dall'accusa, no? Come prove. Quindi l'accusa dice: tu non potevi sapere di che colore fosse la maglietta. Tu, criminale, sapevi di che colore era la maglietta che indossava la jogger perché l'hai vista quando la jogger correva, perché sei tu che l'hai assalita, perché chi vede questa maglietta non può dire che la maglietta era bianca, ok? Non si capisce il colore di questa maglietta perché è intrisa di sangue. Quindi vengono arrestati, viene data, diciamo, viene data la solita conferenza stampa e i media, questa, ecco, vengono, questa è la foto di cui ancora adesso sentiamo parlare, l'ha detto prima il presidente Nardo, dell'arresto, sono giovanissimi e i media iniziano, partono e dicono incubo a Central Park, un gruppo, un branco di lupi teenager colpisce e stupra una donna di Wall Street mentre faceva jogging al parco, chiarissimo, iniziano i vari titoli, io ve ne ho trovati un po', forse se parte, non parte, ecco questo è un altro titolo di giornale, put, eh, dicono teen gang rapes jogger, poi vediamone un'altra, ecco, il branco ignora lei che piange, anzi dicono che è stato divertente, e poi vediamo se arriviamo al punto che preferisco, questo è un altro, ecco, per loro hanno addirittura coniato il termine wilding, che è un gergo di strada per dire il branco di lupi che caccia, no? Questi sono i giornali immediatamente, ovviamente siamo prima del processo, volevo farvi appunto vedere il branco di lupi, e poi questa, ecco, questa è significativa. Questa è un articolo, un, dice, chiamiamolo un'inserzione, dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ai tempi lui era un, uh, un, un noto imprenditore newyorchese, lui ascolta, questa, sente questa notizia, acquista eh, degli inser delle inserzioni sul, sul giornali, sui giornali più importanti di New York e fa un annuncio e dice. Riportate la pena di morte a New York, riportateci la nostra polizia, perché questo è un caso: questi ragazzi meritano la pena di morte. Io li voglio odiare, dice: Io ho il diritto di, od di odiarli, questi ragazzi, io ho tutto il diritto di odiarli, e io ho tutto il diritto di chiedere che nello stato di New York sia reintrodotta la pena di morte, perché queste persone meritano la pena di morte. Inizia il processo, ovviamente. Poi gli americani sono sempre molto scenici, no? quindi ci sono i cartelli fuori dalle aule, eccetera, eccetera. E vengono processati e indovinato un po', loro ovviamente ritrattano la loro confessione, però noi sappiamo che in America c'è la giuria, come diceva il presidente Mascherin, è meglio essere processati in Italia che negli Stati Uniti per quanto mi riguarda perché questa cosa che c'è la giuria popolare, che si legge i giornali, si vede il, eh, tutta, tutta la questione che viene fatta, la spettacolarizzazione del processo, e poi devono dire semplicemente, perché ricordiamo negli Stati Uniti d'America c'è un verdetto ma non c'è la motivazione, cioè loro dicono innocente o colpevole, ma non devono motivare perché tu sei colpevole. Se Amanda Knox fosse stata processata negli Stati Uniti probabilmente ora non sarebbe qui. Perché sarebbe stato molto semplice per la giuria dire semplicemente colpevole e non dover motivare il perché. Vengono ovviamente riconosciuti colpevoli, vengono riconosciuti colpevoli, vengono condannati, sono minorenni, quindi non vengono condannati a delle pene eccessivamente lunghe, 4 su 5 vengono uh, processati e condannati con il rito minorile, 1 con il rito diciamo, ordinario degli adulti e eh, si fanno mediamente 6-10 anni di carcere, poi alcuni escono, diciamo, in quello che loro è il parole, quindi... a un certo punto cosa succede? Succede che questo signore qui che era detenuto e stava scontando un, un ergastolo per violenza sessuale o omicidio diventa religioso, si converte e confessa il crimine della jogger di Central Park. Dice "Sono stato io". Ovviamente una città scioccata, sono stato io e loro allora cosa vanno a prendere? Vanno a prendere quello che avevano, avrebbero dovuto prendere fin dall'inizio, cioè il kit che era stato prelevato dalla povera vittima in ospedale, e testano il DNA, e il DNA combacia con quello di questo signore qui. Quindi cinque ragazzi che hanno confessato che sono stati sbattuti in prima pagina. Sono completamente estranei al crimine perché lui che è stato l'ha confessato, ci ha messo 15 anni ma l'ha confessato. Hanno fatto il test del DNA e il DNA combacia. E quindi inizia, diciamo, una sorta che ovviamente è rapido, un processo di revisione. Inizia una contrattazione con la città di New York. E alla fine la città di New York, con grande disappunto. Di Donald Trump, che ha sempre pensato che invece loro fossero colpevoli, insomma fanno un, un accordo e eh, si attestano eh, per un risarcimento, per una compensation di 41 milioni di eh, dollari per tutti. Questi sono alcuni di essi. E perché io parlo di questa cosa ai miei studenti? Perché la maggior parte delle volte in cui io parlo con i miei studenti loro mi dicono: Io da grande voglio fare il magistrato, io da grande voglio fare il pubblico ministero. No? È il sogno. La maggior, io di solito faccio alzare la mano e, e la maggior parte delle persone mi dicono io voglio fare, fare magistrato e allora io gli racconto questa storia perché io mi metto nei panni di chi a quei tempi conduceva le indagini che doveva chiuderle in fretta, che doveva trovare un colpevole in breve interroga dei ragazzi e attenzione ripeto non, abbiamo visto, non li abbiamo visti non li hanno torturati, li hanno interrogati per ore, li hanno stancati gli hanno immesso degli elementi che loro sapevano, i ragazzini non sapevano, ma dopo 15 ore di interrogatorio li hanno fatti loro, tipo la maglietta bianca, hanno contaminato la loro ricostruzione dei fatti, hanno ottenuto non una, ma cinque confessioni, hanno chiuso il processo, sono andati a processo e hanno detto abbiamo i colpevoli, bisogna stare attenti, anche quando tu hai cinque confessioni devi sempre guardare oltre funziona. e ampliare il tuo spettro e soprattutto è interessante capire ai tempi e per 15 anni che cosa l'opinione pubblica ha pensato di questi cinque ragazzi? Sono stati soprannominati branco di lupi, sono stati chiamati Central Park Five e per 15 anni sono stati additati dalla cittadinanza di New York come i più grandi criminali della storia recente di New York. A un certo punto hanno dovuto chiedere tutti scusa. Adesso chi è che di voi usa Netflix? Credo quasi tutti. Il 31 maggio è uscito un documentario su questi cinque ragazzi che in America sta avendo un successo incredibile. Ed è una notizia di ieri che il pubblico ministero, che ai tempi era diciamo, eh, incaricato di seguire le indagini, si è dimesso, si è dimesso da, da Yale, insegnava in, in università, la, la, si è dimessa. E questa è una foto carina che vi faccio vedere. Questa è Oprah per chi la conosce, perché poi, ovviamente, adesso c'è l'effetto Netflix, quindi li chiamano, eccetera, eccetera. E questa sono io con tra di loro ad aprile, <ride> e sono dei ragazzi molto, molto <ride> simpatici, molto carini. E queste sono le conferenze dove di solito vado e dove c'è anche Amanda. E e questa secondo me è una, è una storia significativa che vi volevo raccontare perché è, è, è quello con cui io inizio il semestre con gli studenti della clinica dell'orologiu giudiziario perché come dicevano loro qua ci vuole fin dall'università uno stravolgimento culturale secondo me e anche giovani ragazzi devono imparare a ragionare ad ampio spettro. Grazie. Grazie, grazie a Martina Cagozzi. Chiudiamo con appunto, Giulia Merlo, che eh, chiude questa, questa mattinata di testimonianze, riflessioni e anche discussioni sul processo mediatico, mostrando un altro volto appunto, della stampa che ha a che fare con la cronaca giudiziaria. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Eh, io eh, in questa sede ho il compito di provare a raccontare quando la stampa fa del bene per l'informazione ma anche per la giustizia. Eh, ho preparato un'infografica che vediamo se la regia, eccoci. Eh, dunque, io... Ehm, Cercherò di, di, di essere breve e come nota metodologica mi pongo eh, l'obiettivo di raccontarvi di tre casi che per tre ragioni diverse sono stati centrali per la storia giudiziaria italiana e cercherò di spiegarvi inizialmente con questa brevissima nota metodologica come si svolge un'inchiesta dal punto di vista giornalistico, in particolare come si è fatta l'inchiesta eh, giudiziaria in Italia. Vediamo se. eccoci. Allora, l'inchiesta giornalistica, come scrivo, è un'opera di ricostruzione e si parte da una domanda. Spesso ciò che eh, manca è qualche elemento, cioè il giornalista si rende conto che la verità ufficiale è carente di qualche cosa. L'obiettivo del giornalista, e questo lo dico in particolare agli avvocati, non è quello di riscrivere una sentenza. Il giornalista ha l'obbligo di cercare di trovare delle ipotesi in grado di scalfire o di presentare in modo diverso la realtà storica dei fatti, quindi non la verità processuale, spesso si parte dalla verità processuale, ma il giornalista viene chiamato a raccontare la verità storica degli eventi. L'inchiesta si divide in due macro filoni, diciamo, dal punto di vista della storia del giornalismo. C'è l'inchiesta investigativa, che è l'inchiesta di cui ha parlato anche Martina, e la cosiddetta inchiesta conoscitiva, che invece è eh, un'inchiesta molto amata dal nostro giornalismo, in particolare eh, negli anni 50 e 60. Io penso in particolare alle inchieste conoscitive di Giorgio Bocca, che raccontava per esempio la Milano del boom economico. Eh, io in questo momento mi concentrerò solo sull'inchiesta investigativa e eh, appunto il giornalista per farla parte da un dubbio, da un particolare che non collima e eh, in particolare da una spiegazione ufficiale che non lo convince. Per iniziare l'inchiesta, il primo elemento è partire dalle fonti, cioè capire quali sono gli elementi che possono permettere di scalfire questa realtà eh, ufficiale, ma che viene reputata contraddittoria. Le fonti sono le più varie, io ne ho indicate alcune: la magistratura, l'avvocatura, le fonti all'interno delle istituzioni, ma anche i testimoni oculari. Ecco, io qui le cito entrambe: cito la magistratura e cito l'avvocatura, anche se eh, purtroppo eh, la realtà dei fatti, soprattutto oggi, ci racconta di giornalisti che lavorano principalmente con la magistratura come come fonte di informazioni e questo probabilmente è una delle ragioni per cui eh, le inchieste investigative italiane spesso vanno più di pari passo con l'inchiesta che la stravolgono. E infine, l'obiettivo appunto è quello della verifica di responsabilità penali, ma non necessariamente penali, anche morali e politiche, perché per il giornalista, ve lo dicevo prima, non pesa solo la verità processuale, ma pesa la verità storica, quindi anche se non ci sono rilevanze penali, è possibile che ci siano delle rilevanze, quindi delle responsabilità morali in capo a qualche soggetto che magari sono state tralasciate. In Italia, in Italia la storia del dopoguerra è stata una storia molto particolare, una storia peculiare fatta di fenomeni che hanno interessato in particolare il nostro paese. Io qui ne cito alcuni: la mafia, il terrorismo con gli anni di piombo, e in particolare la strategia della tensione, lo stragismo, i tentati colpi di Stato. E questo ha fatto sì che le inchieste giornalistiche, più che concentrarsi sui singoli casi, per esempio di cronaca nera e di omicidi, abbiano più concentrato la loro attenzione sui grandi fatti di Stato, cioè grandi fatti che hanno inciso politicamente. E storicamente, nella vicenda italiana, e quindi i giornalisti sono andati a cercare lì le verità più che nei singoli casi di cronaca. Eh, per esaminare questo tipo di inchieste, per raccontare questo tipo di fatti, in Italia nasce un genere giornalistico molto peculiare, che è quello del settimanale, che in particolare in Italia è stato molto fiorente. Io qui ne cito tre i tre principali, che sono l'Europeo, l'Espresso e il Mondo. Sono eh, tre eh, settimanali italiani che sono stati probabilmente gli autori delle principali inchieste nel nostro Paese. Ecco, ehm, io Ora, dopo avervi dato un minimo di cenno metodologico su come un giornalista parte per strutturare un'inchiesta, io eh, vi vorrei raccontare molto brevemente di questi tre casi che io definisco un po' tre casi di scuola e che secondo me hanno delle caratteristiche, ognuno per eh, la, sua, la sua vicenda particolare, che possono interessare il tipo di dibattito che abbiamo fatto oggi. Il primo, ed è un caso molto risalente, è un caso del 1950, come vedete, e, eh, è il caso della morte del bandito Giuliano. Forse qualcuno di voi, qualcuno di voi ne ha sentito. Parlare, e il titolo di questa inchiesta giornalistica è rimasta nella storia del giornalismo italiano. Il titolo era Di sicuro c'è solo che è morto. Questo che cosa significa? Da qui, qui è la domanda che si pone il giornalista, cioè dice: Rispetto alla verità ufficiale, l'unica cosa certa su cui siamo d'accordo sia io che in questo caso eh, lo Stato italiano è che il bandito Giuliano è morto. Come questo sia avvenuto è ancora un mistero. Questa è un'inchiesta di un giornalista che si chiama Tommaso Besozzi, ed era un giornalista dell'Europeo, uno dei più importanti inchiestisti italiani. Ecco, in questa indagine, io qui eh, riassumo brevemente la storia. Questa è la foto che gira sui giornali dell'epoca: è la foto del cadavere del bandito Giuliano. Chi era il bandito Giuliano? Il bandito Giuliano era eh, un bandito di nome Salvatore Giuliano che eh, sostanzialmente faceva scorribande in Sicilia. Era un indipendentista, era un bandito, era uno che si dilettava di eh, rapine, in particolare sui proprietari terrieri, quindi aveva assunto anche un po' la patina del Robin Hood per gli anni dell'epoca. Era un indipendentista, quindi aveva versato lo sbarco alleato in Sicilia e quindi eh, era un, il cosiddetto eh, mafioso storico, la mafia storica, quella di cui un po' si magnificava soprattutto. Eh, negli anni 50. Il bandito Giuliano però ehm, inizia la sua parabola discendente anche all'interno della mafia con una strage molto nota, che era la strage di Portella della Ginestra del primo di maggio del 1947, quando eh, 12 contadini e altri 27 vengono feriti, 12 contadini muoiono falcidiati dai colpi di fucile sparati dalla banda del bandito Giuliano mentre stavano manifestando per la vittoria all'Assemblea regionale siciliana del Partito Comunista e del Partito Socialista Italiano. Eh, la, la questione poi del bandito prosegue, lui si nasconde, è ovviamente latitante, è ricercato, però la mafia decide, e questa è una delle varie ricostruzioni, che il bandito deve essere eliminato. E quindi che cosa succede? Eh, la notte del 5 luglio del 50 eh, viene ritrovato cadavere, viene ritrovato cadavere davanti alla casa di un avvocato. E immediatamente esce un comunicato delle forze dell'ordine che sostengono che il bandito Giuliano sia stato ucciso in un conflitto a fuoco eh, con una sparatoria. Dove il comandante dei carabinieri, eh, in questa diciamo, colluttazione a fuoco, lo uccide e il cadavere viene ritrovato in questa posizione. Quindi, caso chiuso, sostanzialmente, lo Stato italiano decide che il bandito Giuliano, che era addirittura ricercato, eh, non ha diritto insomma, a, a, ad un processo in quanto vittima, per cui a cercare un colpevole perché si eh, dice di avergli sparato e di. Aver Averlo ucciso il capo eh, dei carabinieri. Che cosa fa invece Besozzi? Besozzi dice: Io non sono convinto di questa ricostruzione ufficiale e quindi lui era eh, un grande conoscitore del fenomeno del banditismo, conosceva molto bene la Sicilia, quindi si reca immediatamente sul posto. Si reca sul posto, visita i luoghi e soprattutto inizia a parlare con i testimoni oculari di quella notte, con chi ha sentito e chi ha visto qualcosa. E soprattutto confronta le immagini fotografiche fornite dalla polizia con i racconti e con la versione ufficiale. Questo gli permette di smontare la versione ufficiale e di ricostruire i fatti. Qui io riporto, ma non, non ve lo leggo per brevità, come lui smonta la tesi della sparatoria sostenendo che il sangue sulla canottiera e la forma dei fori di uscita dei proiettili denotino il fatto che i colpi erano stati sparati a bruciapelo e che le macchie di sangue corrispondessero a uno schiacciamento e che quindi il cadavere, dopo i colpi di pistola, fosse rimasto riverso e quindi non potesse essersi trattata di una sparatoria in una fase concitata, per esempio di fuga. Ecco, qui io vi indico uh, che cosa lui ricostruisce, in particolare lui dice il bandito Giuliano in questa, in questa situazione lui portava, ed era una delle cose molto note alla stampa dell'epoca: portava un orologio d'oro, era il simbolo insomma, del, suo, del suo essere un po' bandito gentiluomo. Questo orologio lui non ce l'aveva addosso, lui non si separava mai da questo oggetto, e quindi anche questo è un elemento che per il giornalista non collima. Eh, Besozzi individua subito il movente: il movente era appunto quello che vi ho raccontato all'inizio, cioè era diventato un soggetto che la mafia considerava pericoloso e quindi andava eliminato. L'assassino, e anche qui Besozio lo individua, è tale Gaspare Pisciotta, che era un amico e un componente della banda, che eh, viene eh, in qualche modo ingaggiato per eliminare il soggetto diventato scomodo. Questa è una delle frasi che eh, il giornalista scrive nel suo articolo. Gli esiti di questa controinchiesta pubblicata sull'Europeo sono eclatanti. Ovvero, eh, Pisciotta, il, il colpevole che era stato arrestato precedentemente per la strage di Portella della Ginestra, confessa, dice: Sì, ha ragione Besozzi, sono stato io ad uccidere il bandito Giuliano, smentisce la versione ufficiale e soprattutto indica come mandante dell'omicidio il ministro dell'Interno che all'epoca era Mario Scelba. E quindi scoppia un enorme scandalo anche politico dietro questa vicenda. Che cosa succede? Che però Pisciotta, prima di poter confermare le sue ammissioni, muore per avvelenamento in carcere bevendo un caffè con della cicuta all'interno e quindi in realtà l'unico testimone ereo confesso viene eliminato e quindi la vicenda si chiude in questo modo. Però questa vicenda in particolare dell'Europeo mostra come anche nel 1950 con un giornalista in grado di andare sul campo e di incontrare i testimoni oculari è in grado di stravolgere la verità ufficiale. Questo è eh, Pisciotta quello a sinistra. Eh, tra il 1970 e il 1990, adesso vi spiego brevemente per quale ragione i casi che tratterò successivamente, gli altri due sono eh, successivi a queste date. Eh, in Italia sostanzialmente eh, i misteri che vi raccontavo prima prendono il sopravvento sulla cronaca, e cioè il giornalismo italiano non si concentra più sul singolo caso, ma avvengono dei fatti talmente eclatanti che tutti i giornalisti sono concentrati a seguire quelli, e in particolare si tratta di casi. Io qui ne elenco alcuni, elenco l'omicidio eh, di L'omicidio eh, di Giorgiana Masi eh, durante eh, un comizio a Roma, il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, la strage di Ustica e poi le stragi di Stato di Falcone e Borsellino, che sono stati casi di cronaca nera di fatto, eclatanti per la storia italiana, che però hanno provocato sul fronte giudiziario. Delle inchieste molto lunghe, per cui il giornalismo non è stato in grado di impattare su un'inchiesta conclusa e quindi potenzialmente di modificarne l'esito oppure di capovolgerlo a seguito di una sentenza passata in giudicato, ma si sono svolte sostanzialmente parallelamente all'inchiesta giudiziaria e quindi non si poteva parlare tecnicamente di uno stravolgimento della vicenda processuale a fronte di un'inchiesta giornalistica. E questa è un po' la ragione per cui io salto questi anni molto intensi della storia italiana, ma che non rientrano nel nostro. Eh, Tema di trattazione di oggi. E infine, poi negli anni Ottanta avviene eh, sostanzialmente uno stravolgimento all'interno del mondo dei media, ovvero la televisione diventa lo strumento principale di informazione, l'estetica dell'immagine prende il posto della carta stampata, i settimanali iniziano un declino di successo anche giornalistico e quindi l'importanza dell'attualità, lo scoop, la notiziabilità fanno sì che un'inchiesta, che è un prodotto ragionato, un prodotto che richiede uno sforzo giornalistico diverso rispetto a quello che la televisione dell'estate. L'epoca permetteva fa sì che l'inchiesta, che era il, come dire, il genere principe del giornalismo, sia italiano che straniero, inizia a declinare. Quindi fino al 2000. Io, eh, questo è uno dei casi a cui io probabilmente sono più affezionata e che credo sia più interessante in particolare per gli avvocati che sono in sala. Io l'ho intitolato L'armadio della Vergogna ed è una delle inchieste più importanti eh, del giornalismo italiano. È un'inchiesta che è stata pubblicata sull'Espresso da un giornalista che si chiama Franco Giustolisi, a cui è eh, intitolato il più importante premio eh, giornalistico per l'inchiesta in Italia. E il titolo è il titolo che lui ha dato al libro che ha eh, raccolto tutte queste inchieste. Che cos'era l'armadio della vergogna? L'armadio della vergogna è un armadio che si trovava all'interno di un palazzo romano, un palazzo che era sede di eh, un eh, tribunale militare italiano, eh, all'interno del quale sono rimasti contenuti per più di 40 anni i fascicoli prodotti dagli alleati e dai, ehm, diciamo, dai pubblici ministeri italiani dell'epoca che contenevano. I nomi, le notizie di reato e le vittime delle più importanti stragi, o qui ne elenco solo alcune: Sant'Anna e Stazzema, le fosse ardeatine e la strage di Marzabotto, i principali eccidi nazisti nella fase dell'occupazione in Italia dei nazifascisti. Questo, in questo armadio, questo armadio eh, rimane chiuso con le ante rivolte sul muro, quindi nessuno si rende conto che questo armadio c'è, è come se fosse un blocco di legno in una stanza abbandonata in uno di questi enormi palazzi romani, con le ante capovolte, quindi nessuno è in grado di aprirlo, è chiuso a chiave e rimane così per più di 40 anni. Nessuno sa che cosa c'è dentro. Questo armadio viene riaperto per caso da un pubblico ministero che sta eh, svolgendo le indagini per il processo a Pribke, che era uno dei capi delle SS a Roma. Quindi casualmente si imbatte in questo armadio, lo apre. Questo avviene nel 94. E scopre all'interno di questo armadio i fascicoli con i nomi, i cognomi, i nomi dei mandanti e i nomi delle vittime delle principali stragi nazifasciste compiute nel nostro paese. Che cosa succede? La magistratura. Lo insabbia. Improvvisamente, questa notizia la sanno in pochi. Tra questi pochi, nell'arco di un paio d'anni, c'è anche Franco Giustolisi, il quale per primo rivela all'opinione pubblica italiana, pubblicando un'inchiesta sull'Espresso dal titolo eh, Una cento mille ardeatine, quindi partendo dal caso delle fosse ardeatine, fa scoprire alla, diciamo, al paese il fatto che. Quelle stragi naziste che sono rimaste una delle ferite più importanti del nostro Paese eh, nel secondo dopoguerra hanno effettivamente dei colpevoli e questi colpevoli oggi, era il 2000, potevano essere trovati. Perché sceglie il titolo L'armadio della vergogna per il suo libro? Perché la vergogna sta sia nel contenuto di questo armadio ma anche in chi l'ha nascosto, in chi ha nascosto queste notizie e il giornalista individua esattamente la ragione tramite le sue fonti per le quali questi incartamenti erano stati nascosti. La ragione era, come in molte delle stragi italiane, la ragione di Stato. Quando questo armadio viene nascosto sostanzialmente, si è nel periodo dell'inizio della guerra fredda. La Germania, dopo la pacificazione, doveva entrare nella Nato perché serviva come baluardo contro l'Unione Sovietica in una logica di guerra fredda e aprire questo armadio e tirare fuori i nomi dei colpevoli che all'epoca erano dei militari probabilmente dell'esercito tedesco o comunque erano persone cinquantenni, avrebbe significato riaprire una ferita e riaprire lo scontro della Seconda Guerra Mondiale. Quindi la ragione di Stato impose che questo armadio rimanesse. Segreto fino a che un giornalista non l'ha raccontato all'opinione pubblica italiana e quindi al mondo. Che cosa succede? Che vengono riaperti i processi, in particolare al capo delle SS di Milano che aveva guidato nel 1944 la strage di Piazza Loreto, che poi portò alla ehm, esposizione dei corpi di Mussolini e della Petacci come risposta a quella strage, eh, il capo delle SOS di Genova e infine. I colpevoli della strage, probabilmente una delle più dolorose per la storia italiana, la strage di Sant'Anna in Stazzema, dove un intero paese venne trucidato dai nazifascisti. In questo caso, dopo la riapertura di quest'armadio, eh, vennero condannati all'ergastolo dieci soldati, dieci generali dell'esercito tedesco. Eh, in questo caso purtroppo è stata la giustizia a fallire in questo senso perché purtroppo alla condanna dello Stato italiano non ha fatto seguito l'estradizione perché la Germania ha negato l'estradizione dei dieci condannati e quindi ci sono dieci persone condannate all'ergastolo secondo lo Stato italiano che ancora vivono in Germania, sono persone molto anziane, però che sono state eh, individuate come colpevoli e quindi si è data giustizia alle vittime di una delle principali stragi e questo è stato possibile grazie a questa inchiesta giornalistica. Ecco, eh, a maggior ragione questa inchiesta provocò altre due reazioni. Una, a quel punto la magistratura militare non si poteva più sentire esentata, questa armadia era stato trovato in un loro palazzo, un loro palazzo e qualcuno l'aveva nascosto e quindi parte un'indagine all'interno della magistratura militare per assegnare delle responsabilità. Inoltre il Parlamento, che si sente storicamente e politicamente investito di questo tipo di evento, eh, nomina una commissione d'inchiesta per scoprire le ragioni dell'occultamento. Eh, ci sarà poi alla fine una eh, relazione, una relazione peraltro non condivisa da tutti i parlamentari, in cui però sostanzialmente si darà ragione a Giustolisi nel dire che probabilmente dietro l'insabbiamento c'era la ragione di Stato. Questa inchiesta, per chiunque fosse interessato, si trova sul sito della Camera, l'incartamento e quindi gli esiti della Commissione. Nel 2016 l'allora Presidente della Camera, che era Laura Boldrini, decide di desecretare, di togliere il segreto di Stato su queste carte, e quindi è possibile reperire oggi, per chi fosse interessato, gli esiti dell'inchiesta parlamentare. Quindi ecco, questo è stato possibile grazie all'inchiesta di Giusto Lisi, che è, ha avuto varie puntate e che è stata raccolta in un libro. Che appunto si intitola L'armadio della vergogna. L'ultimo caso di cui voglio parlarvi, forse è quello che, vista la sede in cui ci troviamo, può risultare di maggiore interesse anche qui per, per l'avvocatura eh, e per i cittadini modenesi: è un caso eh, per certi versi diverso dagli altri, per certi altri uguale. Il caso, eh, io il titolo che ho dato, che è il titolo che hanno scelto i giornalisti, è Il Paese dei Bambini Perduti, è un'inchiesta del 2017 pubblicata su Repubblica. Un'intervista molto particolare perché prende spunto da un caso americano, da un metodo di, svolgere, di svolgimento delle inchieste americano. Il caso americano si intitolava Serial, è una serie in podcast in varie puntate, in cui si racconta in quel caso eh, un omicidio che avvenne in America attraverso questo format particolare del podcast, quindi puntate a. Audio da ascoltare in cui si potevano sentire le testimonianze delle persone individuate e poi il racconto del giornalista. Questo formato in America ha avuto in quegli anni, era il 2014 quando uscì in America Serial, ebbe un enorme successo con più di eh, 50 milioni di download. Questa stessa modalità di svolgere l'inchiesta giornalistica viene fatta in Italia per la prima volta dai giornalisti di Repubblica, Pablo Trinca e eh, Alessia Raffanelli, i quali producono Veleno, che è eh, un podcast in sette puntate ascoltabile, Gratuitamente su Repubblica, in cui raccontano un caso giudiziario chiuso, quindi un processo concluso anche in questo caso, e si pongono la famosa domanda: e se non fosse, come ci dice la verità processuale? La storia eh, è una storia del 1997-1998, avviene nella bassa Modenese, in due paesini eh, vicino Modena, in cui eh, improvvisamente eh, vengono portati via dalle loro famiglie 16 bambini. Perché i genitori, i vicini di casa e sostanzialmente l'intero paese vengono eh, ritenuti parte di una setta satanica? Una setta satanica che eh, fa messe nere, che eh, fa strani riti nei cimiteri, che soprattutto commette degli omicidi e butta questi cadaveri nel fiume il racconto e quindi l'accusa da dove nasce? L'accusa nasce dalle dichiarazioni di quello che viene chiamato il bambino zero, cioè il primo bambino che viene seguito, era seguito all'epoca dagli assistenti sociali perché viveva in una famiglia povera con una serie di disagi e quindi era stato preso in carico dai servizi sociali e inizia a raccontare di aver assistito a queste messe nere che il prete del paese è il capo di questa setta e dal racconto del bambino zero altri bambini seguiti dai servizi sociali iniziano a raccontare la stessa vicenda, da qui nasce l'accusa con fatti analoghi e che cosa succede? Che um, 15 imputati, 15 persone vengono uh, processate Alcune di loro scontano anche molti anni di carcere. Due di loro eh, muoiono in realtà per circostanze naturali, ma di infarto, ma prima dell'ascolto della sentenza, quindi anche in circostanze strettamente legate all'inchiesta. E una, la madre di una delle bambine portate via, eh, si suicida prima, della, eh, prima del processo. In ogni caso. Siccome molte di queste sentenze in primo grado di condanna diventano una soluzione in secondo grado, eh, teoricamente i genitori sarebbero stati riabilitati. Nessuno di questi genitori ha più potuto entrare in contatto con il figlio, che è stato assegnato a nuove famiglie, e non ha mai più potuto rivederlo. Questa è una delle, delle case che è, è stata, diciamo, è da dove è partita l'inchiesta dei giornalisti: era la casa del bambino zero. Eh, in quel periodo che cosa succede? Probabilmente molti di voi, ne parlavo ieri con, con un avvocato che era in sala, eh, raccontava di una sorta di psicosi, di questi racconti incredibili che erano stati veicolati dalla stampa e che avevano provocato una sorta eh, quasi di psicosi, cioè tutti credevano a ciò che stava succedendo e a ciò che stava emergendo. Le parole principali erano satanismo e pedofilia e i giornali dell'epoca chiamarono questo caso giudiziario eh, e ribattezzarono così i presunti colpevoli come i diavoli della bassa modenese. Il processo eh, si svolge eh, a quattro filoni, gli imputati sono 15, tutti vengono condannati in primo grado, sette invece vengono, eh, eh, sette, anzi, otto vengono assolti in appello, 7 invece vengono condannati ma solo per violenza domestica. Qualsiasi accenno al satanismo viene completamente cancellato dalla sentenza di appello. In Cassazione, la Cassazione nelle sentenze di Cassazione di conferma, la Cassazione inizia a parlare di falso ricordo collettivo. Nessuno, nemmeno gli assolti, come vi dicevo prima, poterono mai più incontrare i figli. Sono ragazzi, appunto, il caso è del 97, quindi i bambini dell'epoca portati via dalle famiglie adesso hanno una ventina d'anni, 20-25 anni. 20 anni. I, giornali, I giornalisti che hanno svolto l'inchiesta partono da una domanda, e se non fosse mai accaduto nulla? L'inchiesta che appunto si ripane in sette puntate e che io eh, invito chi si è interessato eh, ad ascoltare perché sono ancora reperibili sul sito di Repubblica, ehm, si svolgono in loco, quindi i giornalisti si sono recati in zona, hanno parlato con i testimoni oculari e il podcast contiene solo voci vere, cioè la voce del giornalista sul luogo, le registrazioni degli interrogatori di allora e le testimonianze di persone che... Nel 2007, quando si è svolta l'inchiesta, sono state ritrovate e hanno parlato e hanno scelto di parlare con questi giornalisti. Che cosa si scopre? Che eh, innanzitutto, eh, dal punto di vista della modalità. Quindi, l'elemento cardine su cui si era fondata l'inchiesta, quindi il racconto del bambino zero, era un racconto che era stato fornito dal bambino attraverso una modalità di ascolto da parte della psicologa che eh, si chiamava, era una tecnica che lei utilizzava, che era quella del disvelamento progressivo. Una tecnica che in realtà sarebbe vietata dalla carta di noto, che è una carta che disciplina come dovrebbe essere fatto l'ascolto del minore. Eh, e per di più, i primi eh, ascolti con questi bambini, i primi racconti di questi bambini, vengono forniti senza che ci fosse una videoregistrazione. Risultato le uniche registrazioni che sono state eh, visionate anche eh, in sede di proce del, del processo erano tutte ehm, avvenute in fase successiva, quindi quando già i bambini avevano iniziato a raccontare i fatti e quindi già era partita eh, tutta la ricostruzione intorno, eh, intorno alla vicenda. Quattro degli ex bambini vengono ritrovati, sparsi perché sono tutti stati ehm, dati a famiglie affidatarie nella zona eh, dell'Emilia Romagna, quattro di loro vengono ritrovati dai giornalisti attraverso una ricerca eh, anche molto complicata e quattro di questi bambini ammettono che erano stati sostanzialmente indotti dagli psicologi e dagli assistenti sociali a raccontare questi fatti, quindi le messe nere che si svolgevano nel cimitero, i riti satanici, gli omicidi. All'epoca, immaginate, era stato addirittura dragato il fiume per cercare questi cadaveri di cui i bambini parlavano. Infine, si scoprì e anche qui questo è oggetto dell'indagine che adesso si sta svolgendo e della revisione del processo, che le psicologhe e gli assistenti sociali che avevano preso in carico i bambini, che avevano prodotto gli ascolti, che si erano occupati di tutta la gestione dei minori in quel particolare contesto, Pubblicamente lavoravano per la ASL, privatamente invece lavoravano per una struttura privata che era la struttura che accoglieva i minori che venivano tolti dalle famiglie, minori di questo caso e Questa struttura ovviamente veniva pagata dallo Stato per accogliere questi minori e si occupava anche di individuare le nuove famiglie in cui questi minori venivano assegnati. E notate, qui lo dico per, anche qui per gli avvocati: eh, la maggior parte di questi minori eh, eh, diciamo, venivano tolti da famiglie ed erano anche parenti tra di loro, quindi c'erano fratelli e sorelle. Questi bambini sono stati tutti assegnati a famiglie affidatarie diverse, quindi anche i fratelli sono stati separati e non hanno più potuto incontrarsi neanche tra fratelli perché appunto la distanza geografica. Poi, immaginate si tratta di bambini che avevano tra i 5 e gli 8 anni. Gli esiti processuali sono appunto il fatto che al seguito di questa inchiesta, dell'inchiesta veleno pubblicata su Repubblica, uno dei condannati in primo grado che ha scontato, ed è, che era il padre di tre figli, lui, è stato, lui e la moglie eh, hanno visto l'allontanamento di tre figli, eh, lui è stato condannato in primo grado per eh, diciamo le. le le imputazioni che vi dicevo prima, eh, ha scontato 13 anni di carcere da innocente, e questa eh, è appunto eh, una eh, delle ragioni per cui ho deciso di trattare questo caso, e eh, in ogni caso adesso nel processo di revisione lui comunque ha perso i figli, non sa dove siano, non ha potuto eh, scoprire a quali famiglie siano stati consegnati, e eh, attualmente grazie all'inchiesta di Repubblica eh, è in corso presso la Corte d'Appello di Ancona ehm, l'istanza di revisione del processo. In conclusione, poi ho, ho finito, eh, che cosa serve per fare inchieste come le tre che vi ho eh, raccontato in questa mattinata? Innanzitutto serve intuizione, il giornalista deve partire da una domanda, se il giornalista non si fa una domanda l'inchiesta non parte e spesso la domanda è quella di e se non fosse vera la versione ufficiale. Poi serve del tempo, vi raccontavo nell'inchiesta veleno sono serviti tre anni per arrivare finalmente alla conclusione dell'inchiesta. Un giornale che la finanzi, senza un giornale che crede nell'inchiesta, che crede nella capacità del giornalista che svolge l'inchiesta, è impossibile, perché ovviamente insomma, serve che la professionalità del giornalista che svolge questo tipo di lavoro venga retribuita. E infine servono buone fonti, lo dicevo prima: non basta la fonte della magistratura, non basta la fonte dell'avvocatura. Molto spesso le fonti principali sono quelle dei testimoni sul luogo, sono quelle della documentazione che si riesce a reperire e sono anche indubbiamente quella del, del mondo giudiziario. Che però attenzione, il Deve ascoltare eh, a 360 gradi perché le fonti devono o confermare o smentire l'una all'altra. Se si prende una fonte e la si considera preminente, probabilmente l'inchiesta eh, culminerà in un nulla di fatto, perché è importante soprattutto questo, cioè che il giornalista le domande le ponga rispetto alla verità ufficiale, ma anche rispetto alle proprie fonti, perché solo così può essere certo che siano fonti veritiere. Infine la possibilità di muoversi sul campo. Io però adesso vi vorrei lasciare con una domanda a conclusione di questo, di questo mio intervento. Ed è un po' la domanda cruciale secondo me per noi eh, giornalisti che stiamo facendo questo, questo mestiere e che lo facciamo con passione. Ovvero, quanta stampa oggi può permettersi di fare un'inchiesta? Provate a chiedervi quanti giornali comprate per permettere a un giornalista di avere le cose che io dicevo prima per poterla svolgere, un'inchiesta. E, e concludo citando due casi che non sono casi conclusi, ma che sono stati casi e sono casi in cui la stampa italiana è stata determinante per tenere acceso un faro di speranza, in particolare per le famiglie. Questi casi sono il caso di Stefano Cucchi e il caso di Giulio Regeni. Senza la stampa italiana i riflettori si sarebbero spenti. Senza i riflettori accesi probabilmente ci saremmo fatti bastare. Nel caso di Cucchi, una verità processuale evidentemente viziata. Nel caso Regeni, nessuna verità. Grazie. Grazie, grazie a Giulia Merlo anche per aver raccontato tutte le difficoltà necessarie per eh, arrivare a delle inchieste giornalistiche così eh, importanti. Allora grazie a Giulia grazie. Merlo, grazie ad Amanda Nox, grazie al Presidente Andrea Mascherin, al Presidente Vinicio Nardo, a Martina Cagossi e a tutti quanti voi per averci ascoltati. Ah, ecco, l'avvocato sola. Grazie, vi ringrazio ancora una volta per aver animato una bellissima tavola rotonda. Devo correggere in corsa una piccola gaff che ho fatto questa mattina perché io ho ringraziato in termini generali il comitato organizzativo. Mi hanno poi segnalato che un ringraziamento speciale a Martina Cagossi è rimasto solo nella mia testa. E mi trovo costretto. A correggere il tiro per due ordini di ragioni, A perché non vorrei mai far gaff con una signora perché so quali sono le conseguenze di ciò nella vita di un uomo e B perché, devo dire la verità, non se ne abbia Luca che ci ha condotto con autorevolezza ad altitudini scientifiche importanti senza Martina e quello che ha fatto Martina sul piano della passione del lavoro non ci sarebbe stato nell'ambito di questo festival né gioco né spettacolo. spero che tutto questo basti a farmi perdonare Martina. Ringrazio i nostri autorevoli relatori e in particolare il presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin per questa bellissima tavola rotonda. Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo. La nostra autorevole moderatrice Raffaella Calandra e per ultima ma non per ultima ovviamente Amanda Nox. Eh. Non perché fosse nella nostra ottica cerca di capire Amanda cosa intendo dire un'invitata speciale, nella nostra ottica era un relatore autorevole tra i tanti relatori autorevoli che hanno animato questa due giorni in modenese, ma perché credo davvero che per stare di fronte a voi questa mattina e portare la propria esperienza nei termini naturali e molto spontanei in cui Amanda Knox l'ha portata ci volesse oggettivamente coraggio. Grazie Amanda. Si conclude qui la, la prima sessione del mattino, certamente non si conclude qui il nostro festival. I lavori riprenderanno alle 14.15 in sala grande con un interessantissimo focus sulla pena di morte presieduto da Michele Caglianiello. cui parteciperanno Justin Brooks, Sani Jacobs, ancora una volta Martina Cagossi, Erve Belluta e Valerio Spigarelli, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. A seguire, sempre in sala grande, avremo un'interessantissima conversazione tra. Andrea Orlando, già Ministro della Giustizia, e miti a Gialuz. Vi ricordo però che alle ore 14 e 15 inizieranno i lavori anche nella sala piccola con reading e conversazioni e in particolare la presentazione di The Blind Injustice e un'interessantissima tavola rotonda in materia di protezione dei dati personali. Ci vediamo oggi pomeriggio, rimanete con noi anche per quanto riguarda l'evento di chiusura del nostro festival che sarà questa sera alle 17:45 con una lettura di un bellissimo testo, ovvero sia della ringa in difesa del re Luigi XVI di Raymond de Sesse, che ne era l'avvocato. Grazie signori, buon proseguimento.